Tutti, buongiorno a tutte, benvenuti alla quinta lezione del nostro corso di formazione alla politica 2020-2021. Una lezione abbastanza importante all'interno, per carità, di un blocco che per noi è centrale. Abbiamo scelto quest'anno di parlare degli ambienti di vita e di opere dell'essere umano nei quali maggiormente si è sentito l'impatto della crisi pandemica. Il mondo del lavoro è sicuramente stato molto interessato, il più interessato verosimilmente, dalle necessità di attutire il propagarsi del virus, ma il mondo del lavoro era già interessato ormai da diversi anni da una serie di dinamiche che mettono un po' in discussione un po' tutto il nostro modo di anche di vivere, perché in effetti tanti campi che vanno dalla ricerca del lavoro all'organizzazione dei tempi di vita al di fuori dell'orario di lavoro sono interessati dagli sviluppi. Il Dossetti da qualche anno, ormai da 4 anni, collabora attivamente con diverse associazioni della cultura, ma anche della cooperazione sociale, che si occupano del tema del lavoro. Abbiamo prodotto numerosi convegni, quindi la nostra attività da questo punto di vista è stata particolarmente forte e sicuramente uno dei temi, forse il principale, il più critico, entrato sotto la nostra lente di ingrandimento, riguarda proprio il fatto che la mutazione del rapporto tra tecnologia e lavoro, il rapporto fra l'uomo e le nuove macchine che l'innovazione tecnologica produce di continuo, sta cambiando molto anche proprio le possibilità di accesso e di mantenimento del posto di lavoro. D'altro canto, l'innovazione tecnologica ha sempre portato grandi scossoni, ecco, nella distribuzione, ma anche nella qualità del lavoro. Quindi ci è sembrato particolarmente significativo dedicare una lezione all'interno del nostro blocco proprio a questa tematica. Abbiamo la fortuna di farlo grazie a due relatori, a un testo che vanno a toccare direttamente la questione del rapporto tra il lavoratore, le mansioni da svolgere e le macchine intelligenti. Cioè quelle macchine che oggi sono non più un mero strumento, ma si pongono anche quasi come un medium tra il lavoratore e l'organizzazione aziendale. I relatori di oggi sono Ivana Pais, professoressa associata di sociologia economica presso la Facoltà di Economia all'Università Cattolica, il cui impegno di ricerca è particolarmente focalizzato sul lavoro di piattaforma, e il cui impegno anche al di fuori dell'ambito universitario, all'interno di numerosi enti e istituzioni, riguarda con una particolare attenzione le tematiche della sociologia, lo sviluppo socioprofessionale, il welfare, l'innovazione sociale, le questioni attinenti al ruolo del terzo settore proprio per quanto riguarda la vita e l'inserimento dei lavoratori. Professor Michele Faioli, professore associato di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica. E, diciamo che il professor Faioli è anche consigliere esperto di un ente, di un'istituzione, di un organo, anzi, per essere precisi, quali il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il che ci dà la possibilità, insomma, di vedere anche nel concreto quello che questo organo costituzionale in effetti svolge, un ruolo alle volte un po' oscuro, forse, ma insomma, in qualche modo abbiamo anche la possibilità di conoscerlo meglio anche grazie all'autore di oggi. Il rapporto tra lavoro e tecnologia, le questioni della contrattazione collettiva sono sicuramente i temi più importanti toccati dal professor Faioli, che oltre a
mansioni e macchine intelligenti, ha anche scritto un'altra monografia sulla questione del lavoro irregolare. Detto questo, però, mi sembra necessario fermarmi e lasciare l'introduzione di oggi, come di consueto, al nostro componente Andrea Rinaldo, che ha individuato e anche studiato con particolare attenzione questo lavoro, che è sicuramente in merito, grazie sia al libro stesso, ma agli autori di oggi, di presentarci la tematica del rapporto tra lavoratori, macchine, tecnologia, sia sotto il profilo giuridico-scientifico che anche, grazie alla professoressa Pais, sotto il profilo sociologico. Buona lezione a tutte le persone intervenute e lascio dunque la parola a Andrea Rinaldo. Grazie, grazie Luca. Di nuovo benvenuti a tutti e a tutte. Rinnovo anch'io i miei saluti e dico subito, a esergo della mia breve introduzione, che permettetemi, sarà oggi una introduzione, diciamo così, di parte, nel senso che nella trattazione del tema di oggi, di questa particolare angolatura del lavoro che faremo attraverso il testo del professor Faioli e con il contributo della professoressa Pais, io mi metterò, diciamo, in maniera privilegiata dalla parte del lavoratore, quindi dichiaro un po', come dire, la mia partigianeria da questo punto di vista. Credo di essermi anche accaparrato, me lo permetterà il professor Faioli, la sua benevolenza, perché nella videoconferenza preparatoria alla lezione di stamattina io ho già avuto modo di dichiarare che a suo tempo ho votato appunto per il mantenimento del CLEN e abbiamo visto che attraverso anche la citazione che ne faceva Luca Caputo, che il professor Faioli è consigliere esperto di questo ente. Ma dico questo anche per dire un po' da che parte sto e quindi, diciamo così, per giustificare l'angolatura particolare della mia introduzione. Poi con la professoressa Pais sarà, diciamo, interessante valutare anche gli aspetti sociologici connessi che a mio parere sono parecchio, parecchio rilevanti. Ho anche quindi l'occasione per fare un pochino di outing, nel senso che, e questo lo dichiaro sempre in premessa, che non ho personalmente una contezza reale, no, di che cosa rappresenta, di che cosa sia una fabbrica intelligente, perché non ne ho fatto esperienza nella vita quotidiana, sono impiegato, sono, diciamo, esercito un lavoro impiegatizio e quindi conosco semmai un altro ambiente dove le innovazioni alla fine potrebbero essere quelle dell'office automation. Però in questi anni devo dire che ho maturato una piccola, forse per me significativa, esperienza sindacale, così che credo che sia per l'ufficio e che per la fabbrica, insomma, passi un bel pezzo di democrazia concretamente sperimentale, sperimentata, e credo che alcune dinamiche siano abbastanza simili. Personalmente, per esempio, credo molto nella centralità del contratto e della contrattazione, però devo anche dire che siamo in un momento storico in cui queste dinamiche vengono e da più parti e per i più svariati motivi spesso messe in seria crisi. E allora chiediamoci se negli ultimi tempi, no, i diritti del lavoro in generale siano in una fase espansiva o recessiva. E con riferimento a quella, permettetemi, che io chiamo figura a struttura debole del lavoratore, lo stesso abbia più o meno prerogative rispetto al passato.
Comunque non voglio alimentare delle polemiche, però devo anche dire, per esempio, che quando a inizio di dicembre il pubblico impiego ha decretato uno sciopero di categoria unitario, gli stessi lavoratori sono stati tacciati di essere particolarmente irresponsabili, no? Perché in questa fase, in quella fase, non si sarebbe dovuto dichiarare uno sciopero generale. Mentre, permettetemi un po' la battuta acida, nello stesso contesto si può dichiarare, diciamo così, con poche remore, la crisi di governo. Chiusa questa, diciamo, parentesi iniziale, bando alle ciance, come si direbbe, mettiamo invece subito i piedi nel piatto del ricco testo che stiamo analizzando questa mattina e che vi faccio anche vedere attraverso la videocamera, se ci si riesce. E quindi questo testo corposo, Mansioni e macchina intelligente, nel quale a mio parere si declinano un po' quelli che potrebbero essere definiti i diritti del lavoro 4.0. Perché? Perché il contesto produttivo è proprio caratterizzato dalla innovazione tecnologica e dall'utilizzazione delle cosiddette macchine intelligenti, no? Che disegnano scenari innovativi. Infatti si parla, no? Si parla costantemente di Industry 4.0, ma anche di gig economy, dove gli algoritmi appunto sono in grado sia di plasmare la materia fisica, ma anche di in qualche modo ricondurre il lavoro umano entro diciamo certi cicli programmati, e quindi lo stesso lavoro umano si fonde con le protesi e con geni, diremmo, avveniristici. Allora, Mansioni e macchina intelligente, con un approccio, io direi, assolutamente di tipo giuridico e scientifico, si articola principalmente attorno ad una lettura molto, molto approfondita dell'articolo 2103 del Codice Civile, che per gli addetti ai lavori costituisce la norma madre del sistema della mobilità aziendale. In particolare, peraltro, si affrontano gli aspetti connessi relativi alla modifica di quell'articolo recentemente avvenuta nel 2015 attraverso quello che è passato, diciamo così, alla storia come uno dei decreti del cosiddetto Jobs Act. Allora, l'autore, il professor Faioli, vede con particolare favore, io credo, una fase, diciamo, nuova, no? Interpretativa da parte del giudice del lavoro, che non vada più a diciamo, riconoscere l'equivalenza delle mansioni, in ragione invece di una tutela della professionalità, per così dire, procedimentale, procedurale, da relazionare al mutevole profilo organizzativo dentro appunto il contesto della fabbrica intelligente. Quindi determinare le mansioni vuol dire cercare un quadro di relazioni contrattuali che compongono interessi contrapposti, quelli della parte datoriale, quelli del lavoratore, ma attenzione, anche con riferimento ad un terzo corno della appunto questione, forse di tipo innovativo, che è rappresentato dal rapporto con la macchina intelligente. Quindi la rilettura dell'articolo 2103 del Codice Civile si situa in un confronto dialettico tra diritto del lavoro e tecnologia. Sui possibili scenari che siano in grado di perimetrare il rapporto che si instaura appunto tra la macchina intelligente che interagisce con il prestatore d'opera,
perché è in atto nella fabbrica, e forse non soltanto nella fabbrica, una trasformazione di tipo tecnico e organizzativo che sicuramente non ha precedenti nella storia. Andrebbe anche detto, e nel testo lo si dice, che il concetto di mansione pre-riforma del 2015 aveva già oscillato tra differenti prospettive. C'era, diciamo così, una interpretazione pratica che connotava le mansioni come operazioni economico e sociali, ed un'altra che ne poneva invece in evidenza soltanto il concetto giuridico connesso. L'evoluzione dell'articolo 2103 c'era già stata appunto anche in precedenza, già che lo Statuto dei lavoratori, e siamo nel 1970, aveva introdotto apprezzabili modificazioni. Ma la modificazione probabilmente più consistente è quella avvenuta con il rinnovamento del 2015. Allora, la nozione di mansione, quindi post riforma del 2015, appare molto, ma molto più articolata, e tale fatto trae origine da una certa inefficienza che si era manifestata dalla nozione precedentemente utilizzata di equivalenza, anche se la professionalità in generale conserva comunque la sua finalità protettiva della dignità umana. Anzi, il professor Faioli dichiara che si tratta appunto di un bene comune, no? Quello della professionalità. Tuttavia, dopo la riforma del 2015, non è più lo Stato, no? Attraverso la sua articolazione locale, della sua giurisdizione, a dirimere la materia, ma è, diciamo così, un rimedio adattivo che è posto in capo all'autonomia privata, cioè gli attori in campo a questo punto sono diversi: il lavoratore, il datore di lavoro e in questo caso le parti sociali, che sono rappresentate dalle strutture sindacali. La mansione infatti diventa riconducibile, così che la stessa può essere oggetto di revisione anche in relazione alle mutazioni del mercato, introducendo quindi degli elementi di flessibilità che noi forse potremmo definire di tipo neoliberale. Così lo ius variandi, no, della mansione può essere in peggio, cioè può essere peggiorativo, entro però il recinto di alcune guarentigie, oppure anche ottenibile attraverso una revisione negoziata che può portare, certo, ad un patto di retrocessione, o ancora che potrebbe determinare una mobilità geografica, cioè uno spostamento fisico della sede di lavoro. Lo ius variandi potrebbe essere anche in alcuni casi migliorativo, nel senso che al verificarsi di alcune condizioni consentirebbe un miglioramento della posizione del prestatore d'opera, se non addirittura in certi casi circoscritti all'assegnazione di cosiddette mansioni superiori. Se ne può dedurre che l'impianto dell'articolo 2103 dopo il 2015 può essere considerato, e il nostro autore lo fa, parte di un sistema più vasto di tutele, basate però sulla combinazione di politiche attive e passive di contrattazione nazionale e di secondo livello aziendale da collocare nel contesto liquido dell'instabile mondo della smart factory. Va detto ancora, e qui andiamo quasi nella fantascienza, che quando un lavoratore interagisce con una macchina intelligente, stabilisce con essa un processo che potremmo definire quasi di ibridazione, no? Perché si trasforma in una specie di cyborg che nel linguaggio, appunto, come vi dicevo, della fantascienza,
significa un individuo sul quale sono state impiantate delle membra sintetiche. Insomma, siamo così di fronte ad un cobot, cioè una macchina collaborativa con l'elemento umano, cosa che peraltro avviene anche di frequenza di fuori dalla fabbrica, se ci pensiamo un po'. Ad esempio, quando un utente, quando per dire ciascuno di noi, agisce, interagisce semplicemente con uno smartphone oppure con il suo home computer. Allora, Industry 4.0 non è più lo stabilimento fordista del passato. Questa fabbrica influisce sul delicato equilibrio tra professionalità e retribuzione, e questo fatto determina anche quantomeno la funzione regolatrice delle rappresentanze sindacali. Ma qui iniziano a sorgere, almeno a mio modesto parere, alcuni problemi. Ma queste ultime, le rappresentanze sindacali, sono anche da relazionare appunto alla loro capacità di rappresentanza, che in una temperie di diminuita fiducia dei lavoratori nelle prerogative del sindacato, ma soprattutto direi ad un tessuto produttivo che quantomeno in Italia è costituito in prevalenza da piccole e medie imprese, molto poco sindacalizzate, in associazione ad un mondo del lavoro dove è la norma che coabitino diverse statuizioni contrattuali. Ebbene, tutti questi elementi pongono appunto alcuni interrogativi. In aggiunta abbiamo una normativa generale che è sempre più fluida, e poi vi è il tema aperto delle prerogative delle rappresentanze sindacali, così che quando alla fine si arriva magari a un contratto di secondo livello stipulato in azienda, quel contratto sia esigibile anche nei confronti delle compagini sindacali che risultino eventualmente dissenzienti. Concludo la mia breve introduzione nel vasto testo che stiamo analizzando, dicendo che la modificazione dell'articolo 2103 del codice civile ha sancito quindi che il lavoratore può essere assegnato a una qualunque delle stesse mansioni all'interno però della stessa area di inquadramento, rientranti quindi nella medesima categoria locale, non più quindi come avveniva in passato a mansioni equivalenti, cioè implicando l'utilizzo che implicavano l'utilizzo della medesima professionalità, aprendo la via ad un processo nuovo, no? Che potremmo definire di nuova procedimentalizzazione. Siamo di fronte quindi a un cambiamento sistemico, dove la contrattazione collettiva assume una notevole centralità e una funzione anche gestionale nel bilanciamento degli interessi contrapposti, perché questo veramente, io credo, il punto centrale della questione, con un problema però, visto che l'intervento delle parti sindacali avviene ex post, cioè dopo che si sono valutate le necessità di innovazione che vengono appunto indicate dalla parte datoriale. E considerato quindi che il reskilling del lavoratore può essere anche di tipo individuale, insomma, non è che rimanga poi così tanto spazio per la contrattazione di secondo livello. Insomma, andrebbe anche detto che forse questo della mansione è sicuramente uno degli aspetti meno pubblicizzati dei diversi decreti attuativi del Jobs Act, ed è stato anche forse uno di quelli che in quella fase di dibattito pubblico attorno alla metà degli anni del decennio scorso è stato, diciamo, forse più trascurato, anche se qualche parte sindacale ha comunque parlato apertamente in quella temperie di raggiunta libertà di demansionamento con la scusa dell'innovazione tecnologica, senza che peraltro fosse necessaria
fosse necessario un vincolo di formazione per il lavoratore. È certo che la questione della formazione, io credo che appaia uno degli anelli sicuramente più deboli della filiera delle novità introdotte nel 2015. E poi infine c'è anche tutto il tema in generale della creazione e distruzione di posti di lavoro connessi alla logica dell'industria 4.0, che rendono tra l'altro rapidamente obsoleta la professionalità del lavoratore. Ma poi c'è anche, diciamo, un fatto così individuale che la capacità di resilienza del lavoratore è anche da relazionare alla sua, appunto, anzianità lavorativa, ma io direi anche alla sua anzianità anagrafica. Forse sarebbe utile una riflessione su una possibile carta dei diritti universali del lavoro che comprenda anche l'universo della fabbrica smart, poiché è evidente che all'attualità le macchine intelligenti siano da considerare come forse un possibile terzo elemento del nuovo, diciamo così, contratto di lavoro. Chi ha un'opinione positiva afferma che il nuovo regime dell'articolo 2100 ter rappresenta una norma di impostazione europea, no, della flessibilità in azienda, che ha attinto delle esperienze forse più innovative del vecchio continente. Possiamo quindi sperare che la prassi stabilirà con il tempo delle modalità di contrattazione collettiva accettabili, perché non si può certamente sacrificare la dignità del lavoratore esclusivamente sull'altare di una competitività che è sempre più spinta. Io vi ringrazio per l'attenzione, si conclude qui la mia breve introduzione al testo che stiamo analizzando, con due sole notazioni, diciamo, procedurali finali, nel senso che successivamente attraverso la chat vi spedirò il file relativo invece all'introduzione che avevo preparato in maniera un pochino più estesa. Mentre a questo punto passo veramente volentieri la parola ai nostri due relatori, dicendovi che abbiamo, per così dire, programmato in precedenza una tornata di tre loro interventi di durata contenuta, collegati, diciamo, tra loro, in modo da aprire successivamente il dibattito, come per noi è usuale, e però ravvivare, diciamo così, un po' la nostra presentazione. A questo punto chiudo veramente e lascio volentieri la parola al professor Faioli. Grazie per la bella presentazione, Andrea, grazie al circolo Dossetti che ha invitato, ringrazio anche la collega Pais con cui condividerò questa presentazione, la collega carissima del mio Ateneo, del nostro Ateneo, e persona che conosce bene questi fenomeni dal punto di vista della sua materia, che è la sociologia del lavoro. Ringrazio voi tutti, ringrazio anche Marika, a cui mi lega un'amicizia antica, bella, e quindi oggi proverò con voi a impostare questo discorso. Come diceva Andrea, abbiamo convenuto con gli organizzatori, Luca, Walter, ecco, con tutto il gruppo, Marika, io e la professoressa Pais, di distinguere in tre sessioni questo nostro intervento, più o meno di una decina di minuti, quindi vuol dire che ragioneremo un'oretta insieme sul mio libro. Per me è davvero un grande onore, ecco, condividere con voi alcuni risultati della mia ricerca. E la prima sessione riguarda il rapporto tra sistema di innovazione tecnologica e produttiva che le imprese stanno attuando e impatto di tale innovazione sull'organizzazione del lavoro,
La seconda sessione, quindi 10 minuti e 10 minuti più o meno, la seconda sessione attiene invece alle tutele del lavoratore in questo sistema innovato di produzione e di organizzazione del lavoro. La terza sessione attiene al rapporto tra macchina intelligente e lavoratore nei luoghi in cui vi è una implementazione di tecnologie avanzate che noi chiamiamo 4.0 o cose simili. Date queste, diciamo, queste indicazioni così di introduzione, io entrerei nella prima sessione. Proverò a stare, insomma, in questi 10 minuti circa, poi lascerò la parola alla professoressa Pais perché, ecco, ci dia il suo punto di vista su questi temi e poi passeremo alla seconda e poi ancora alla terza. Bene, allora in questa prima sessione io vorrei puntualizzare almeno 4 elementi del mio discorso rappresentati nel libro. E anche qui vado per schematizzare e aiutare in qualche modo anche chi di voi stia prendendo nota dei nostri discorsi. Puntualizzerò, ecco, questi 4 elementi con dei titoletti, poi entro in ciascuno di essi. Il primo titolo è il rapporto difficile tra tecnica e lavoro. Il secondo titolo è un acronimo, ma poi vi spiego bene, è FDI, lettere maiuscole. Il terzo titolo è mezzi e fini. Il quarto titolo è Industry 4.0 Gig Economy e Gig Economy. Vado per ordine, quindi cerco di essere schematico, cerco di accompagnare il discorso perché, come diceva benissimo Andrea, è un discorso un po' complicato, poi tra di voi probabilmente ci saranno degli esperti, però potrebbero anche non esserci, ecco, esperti, quindi io, insomma, cerco di portare il discorso man mano verso gli obiettivi che mi pongo. Però vorrei, ecco, darvi anche una nota di così, insomma, un po' personale, ecco. Io su questo libro ho lavorato quasi 5 anni, in realtà è un tema che continuo a sviluppare e ho lavorato muovendo da una importante borsa di studio, un grant europeo, che mi ha permesso di svolgere delle indagini sul campo. Senza quel grant non ci sarebbe il libro e non ci sarebbe neanche la mia ricerca. E il grant mi ha permesso di fare, che è una cosa un po' anomala per un giurista del lavoro, per un giurista in generale, per i giuristi del lavoro forse un po' meno anomalo, ma per i giuristi è veramente anomalo, cioè di fare il pellegrino, ecco, non so se è un'espressione che urta qualche sensibilità, di fabbrica in fabbrica tra Italia, Francia e Germania. Quindi sono entrato in fabbrica, ho passato dei giorni, ho visto con i miei occhi, ho intervistato i direttori delle risorse umane, i rappresentanti dei lavoratori, sono andato a intervistare le segreterie nazionali dei 3 ordinamenti per capire il punto di vista. Perché, ecco, noi giuristi, non tutti, però abbiamo questo atteggiamento. E io ovviamente non mi ascrivo a questo gruppo di giuristi, un po' idealista, cioè di chi ritiene che la norma sia così performativa che cambia la realtà. Io sono convinto dell'esatto opposto, che è la realtà che dà il contenuto alla norma. E quindi va studiata la realtà, perché la realtà prevale sulle idee. E quindi va capita la realtà fino in fondo, con un atteggiamento chirurgico. Bisogna metterci le mani dentro, andare nelle fabbriche, capire chi ci lavora, quante ore lavora, che cosa fa, quali sono i problemi e così via. Ecco, questo è un approccio che io ho avuto in questo libro, grazie al grant, ma anche nel mio primo libro, quello sul lavoro nero, ho avuto più o meno la stessa esperienza, molto più giovane, parliamo di 15 anni fa. Però ecco, lì sono stato un po' aiutato dalle mie origini pugliesi, della Capitanata di Foggia, quindi diciamo l'esperienza del lavoro nero in quel caso era, come dire, sotto casa, ecco, quindi non dovevo fare altro che tornare a casa
e vedere le bidonvillas in cui quei poveri uomini e quelle povere donne vivevano per capire qual era il problema. E... Però ecco, per dirvi l'approccio che io ho alle cose, la realtà prevale sulle idee. Allora, detto questo, vado nei quattro titoletti. Allora, il primo, tecnica e lavoro. Guardate, il discorso del rapporto tra tecnica e lavoro è un discorso antico per noi giuristi del lavoro. I primi due giuristi del lavoro che se ne sono occupati in maniera scientificamente, direi, strutturata, sono due giuristi che appartengono all'area, chiamiamola così, della sinistra del diritto del lavoro, ma di orientamento leggermente diverso l'un dall'altro. Uno era Gino Giugni, che molti di voi conoscono bene, padre del diritto del lavoro italiano, e l'altro è Gaetano Vardaro, napoletano, ma che ha insegnato in alcuni anni a Urbino, sempre ecco, orientato verso valori di sinistra, però diciamo di quella sinistra un po' più connessa a quei mondi, diciamo, diciamo marxisti o comunque di questa impostazione. Tutti e due intelligenze ovviamente eccezionali, hanno analizzato molto attentamente già negli anni 70 e 80 il rapporto tra tecnica, tecnologia applicata nella fabbrica e lavoro. Bene, questi due studiosi hanno segnalato delle cose che io desidero ecco, evidenziare in questo mio discorso, perché fanno parte di una specie di premessa anche della sessione 2 e della sessione 3. Allora, in particolare il professor Giugni ha scritto in maniera chiara, studiato, ha trovato evidenze scientifiche secondo cui non è il diritto che orienta la tecnologia, ma è il diritto che si adatta alla tecnologia che avanza. Cioè un atteggiamento che si basasse sull'idea che con il diritto puoi bloccare, puoi frenare, puoi inibire lo sviluppo della tecnologia, sarebbe un, diciamo, già lo era negli anni 70-80, oggi probabilmente ancora di più, un atteggiamento donchisciottesco. Ecco, non so se questa metafora rende l'idea, però ecco. E dunque si può fare poco. Probabilmente non si deve proprio fare nulla in termini di inibizione. Bisogna invece trovare il modo, secondo Gino Giugni, per adattare il diritto alla tecnologia che avanza. E qual era l'idea di questo importantissimo studioso di diritto del lavoro? Che l'idea su cui basava questa, diciamo, questa sua impostazione, che il mercato del lavoro è un mercato non di persone, di posizioni, di mansioni, non so, ecco, cerco di essere semplice nella mia spiegazione, ma è un mercato di professionalità. E questa espressione veniva utilizzata da Giugni già negli anni 60. E ora, dire mercato di professionalità significa, per andare un po' più nel concreto, nelle cose che io studio, è che quando noi usiamo le parole mansione, categoria, ecco, tutte queste cose che voi avrete vissuto in prima persona lavorando o avrete sentito, insomma, ecco, in situazioni di vario genere, noi siamo davanti ad elementi di fatto che possono avere degli effetti, possono determinare degli effetti giuridici, ma proprio perché sono elementi di fatto a cui noi colleghiamo degli effetti giuridici, è evidente che quando ragioniamo di mansioni, noi non possiamo immaginare che la fotografia sulle mansioni venga data esclusivamente dal contratto individuale di lavoro e o dal contratto collettivo all'interno del quale queste mansioni vengono inserite. Quelle mansioni assumono un senso perché stanno all'interno del mercato del lavoro, che è inteso come mercato della professionalità, delle professionalità.
Ecco perché io poi nel mio libro arrivo persino a dire che la professionalità non è un bene individuale, ma è un bene comune, cioè nella disposizione di altri. Quindi hai una responsabilità individuale nel migliorare questa tua professionalità, proprio perché è un bene comune. Vardaro, altro giurista importante a cui, insomma, siamo ancora nel primo titoletto, Vardaro segnala in questo bellissimo saggio degli anni Ottanta che il rapporto tra tecnica e lavoro ci permetterebbe, già ci permetteva allora, ma ci permette oggi certamente, di superare per alcuni versi quella distinzione che noi conosciamo tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, per arrivare a un'ulteriore distinzione, probabilmente più adatta ai tempi, già allora, immaginiamoci adesso. Cioè, secondo il professor Vardaro, il lavoro va distinto tra lavoro che domina la tecnologia e lavoro che è dominato dalla tecnologia. Qui ovviamente potete leggere nel retropensiero del professor Vardaro la sua impostazione culturale. Però io insisto per, diciamo, nelle mie presentazioni, anche nel ripetere queste due indicazioni del professor Giugni e Vardaro, per dirvi che noi non stiamo scoprendo nulla di nuovo, cioè la norma del 2015 è una norma attesa, voluta, pensata già dagli anni 70, direi quasi all'indomani della definizione nello statuto dei lavoratori, perché diceva bene Andrea che la norma del 2103 appartiene al codice civile, ma quella norma è stata cambiata nel 1970 con lo statuto dei lavoratori, l'articolo 13, e poi rimodificata nel 2015 con una delle norme attuative del cosiddetto Jobs Act. Quindi è una norma che appartiene sia al codice civile, ma è dentro lo statuto dei lavoratori ed è stata poi modificata nel 2015. Quindi questo è il primo punto, il primo titolo. Vado al secondo perché voglio rimanere nei 10 minuti per poi lasciare la parola alla professoressa Pais. Altro elemento, FDI, FDI, ecco, che significa? Significa Foreign Direct Investments, investimenti stranieri diretti. Anche questo è un punto importante della mia elaborazione. Perché? Perché, ecco, quando ragioniamo di innovazione tecnologica, di trasformazione digitale, di riorganizzazione del lavoro, ecco, noi abbiamo innanzitutto davanti agli occhi quelle grandi corporation che a livello transnazionale muovono all'interno di un certo settore, di un certo mercato. E queste grandi multinazionali competono a livello transnazionale, a livello regionale e poi a livello nazionale, domestico. Quando ragioniamo di competizione, ragioniamo di mercati in cui la competizione si svolge su più elementi. Uno di questi elementi, quindi potrebbe essere il prodotto, no, una serie di cose che voi immagino intuiate con molta facilità. Uno di questi elementi della competizione non è il lavoro in sé, potrebbe esserlo, ma questo è il dark side, no? La corsa al ribasso, vado in un ordinamento in cui pago meno, ho meno costi del lavoro. Non mi interessa questo punto. Il punto su cui alcune di queste, la gran parte di queste corporation lavora in termini di competizione è l'organizzazione del lavoro. Cioè io debbo velocizzare, efficientare come corporation l'organizzazione del lavoro per essere più competitivo. Ora, come riesco a fare questa operazione? In molti casi, tanti casi, questa operazione si fa grazie all'intervento di massicce dosi di risorse economiche da parte di queste corporation, che sono soggetti privati, per modernizzare, volte a modernizzare la produzione. E modernizzare significa tante cose, significa ad esempio introdurre dei sistemi organizzativi di nuova generazione. Lean production è una di queste, la modular production, l'Axelution, sono una serie di modelli organizzativi che rendono più efficiente il sistema di produzione. Tutti voi ricorderete gli anni di trasformazione sub Marchionne della Fiat da
fabbrica che in un certo senso aveva una serie di efficienze, inefficienze, a una fabbrica che nel tempo ha introdotto una serie di modelli organizzativi, tra cui la Lean Production, per rendersi più efficiente, più competitiva sul mercato. E quindi competere con le altre Big Four, Big Five dell'automotive internazionale. Ebbene, questo non è un trend solo di Fiat, ma è un trend di tutti i settori, farma, chimico, energy, automotive ovviamente, e così a seguire. Ecco, questa introduzione di modelli organizzativi che si basa su questi investimenti importanti ha un impatto sul lavoro. Ha un impatto sul lavoro in quali termini? Ha un impatto sul lavoro perché organizzare i tempi di lavoro, organizzare i turni, organizzare tutti quei meccanismi che derivano dalla Lean Production significa controbilanciare una serie di limiti che vengono poi controbilanciare questa riorganizzazione con una serie di limiti che vengono posti dalla legislazione sociale di quel paese. E quando ragioniamo di legislazione sociale, noi non parliamo solo di regole, no? Il 2103, ad esempio, non parliamo solo di regole che attengono a un oggetto, ma parliamo prevalentemente di attori. Parliamo di soggetti e dunque, per noi giuslavoristi, di soggetti delle relazioni industriali. Tra questi soggetti c'è certamente il sindacato, c'è certamente l'organizzazione datoriale. Ci sono le rappresentanze sindacali aziendali, le rappresentanze sindacali unitarie in Italia. In Germania c'è il Betriebsrat, che è il consiglio di fabbrica. In Francia c'è il comitato di impresa e così via. Cioè ogni ordinamento ha i propri soggetti. Questi soggetti sono chiamati a controbilanciare questi interventi sull'organizzazione per quale ragione? Per tutelare al meglio il lavoratore, ma soprattutto per adattare questa organizzazione a quei paletti che noi chiamiamo diritti dei lavoratori. E adattare significa negoziare, significa trovare la soluzione migliore. Insomma, una specie di, chiamiamola così, contrattazione problem solving, negoziazione problem solving, che è fatta di stop and go, cioè ci sono fasi in cui si va bene, fasi in cui non si va bene, quindi c'è lo sciopero, insomma, una serie di attività che non vi descrivo, ma che potete immaginare facilmente. Terzo punto, terzo titolo, mezzi e fini. E qui ci si divide enormemente tra giuristi di un certo orientamento e così via. Beh, allora, io dico la mia visione su questo, poi potrei non trovarmi d'accordo con alcuni di voi o con tutti, non ho idea, però. Allora, il diritto del lavoro ha ben in mente quali sono i fini. I fini sono, ora dico un'espressione sintetica, tutelare la dignità del lavoratore e della lavoratrice. Questo è il fine. Ma i mezzi per tutelare quei fini debbono cambiare nel tempo, perché il rischio è che se tu non cambi i mezzi non riesci più a tutelare quel fine. Quindi ci sono dei giuristi, e non solo giuristi, che rendono quasi idola tribus, direi così, cioè una specie di idoli la norma in sé. No, ci sono alcune norme che noi sappiamo hanno avuto questo tipo di lettura nel tempo, la norma sui licenziamenti, no, e via dicendo. Quelle norme sembrano gli unici mezzi possibili per tutelare quei fini. Questo è un bene o un male? Dal mio punto di vista non è un bene. Bisogna modificare, adattare, riformare nel tempo le norme per realizzare al meglio quei fini. Del resto questo ce lo insegna anche il pensiero sociale della Chiesa. Non solo quello più recente, quindi, non so, la Fratelli Tutti, Laudato Si e via dicendo, ma anche le encicliche più antiche, persino quella, la prima, quella di fine Ottocento, dove ci viene insegnato che noi dobbiamo sì aver ben chiaro il fine,
ma poi il mezzo per realizzare quel fine deve essere adattato ai tempi, al contesto storico, al contesto economico, al contesto geografico, insomma, e via dicendo. Ultimo punto, Industry 4.0 e gig economy, e qui vi devo fare un glossario, perché poi sentirete anche la professoressa Pais, e allora l'obiettivo mio è quello di creare una specie di glossario minimo per intenderci, una specie di bussola, perché poi rischio di confondersi sulle cose. Allora, il glossario è il seguente. Ragioneremo di Industry 4.0 e di gig economy. Salteremo da qui e da lì, insomma, faremo dei salti vari. Quando ragioniamo di Industry 4.0, noi ragioniamo di fabbrica che si occupa prevalentemente di manifattura. Quindi automotive, chimico, energia, tutto ciò che produce qualcosa. Quindi una fabbrica anche in un certo senso dotata di un perimetro di cemento armato, per quanto trasnazionale, per quanto basata sugli FDI e via dicendo, ma ha un perimetro. Quando ragioniamo di gig economy, noi ragioniamo di un tipo di impresa che è prevalentemente legata al terziario, alla logistica, a qualcosa che può anche non avere un perimetro di cemento armato, può essere persino solo una piattaforma. Per noi giuslavoristi questa distinzione si traduce in due concetti. Se ragioniamo di Industry 4.0, noi ragioniamo di flessibilità interne, perché siamo in una fabbrica e flessibilità interna significa retribuzione, orario di lavoro, sistemi di classificazione. Noi ci occuperemo solo di questo terzo. Mobilità endoaziendale, sistema di classificazione significa questo. Quando invece si ragiona della gig economy, quindi questo mondo molto terziarizzato, logistica e così via, ragioniamo di flessibilità esterne e in particolare è un problema che molti di voi avranno letto sui giornali in questi giorni, perché ci sono state sentenze in questo anno molto importanti, quella della Corte di Cassazione, quella di Palermo, quella di Bologna di qualche giorno fa. Ecco, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, si parla dello status, cioè chi è il lavoratore che lavora in questo tipo di piattaforma, un lavoratore subordinato o un lavoratore autonomo? È un finto lavoratore autonomo o qualcos'altro? Quindi si può in un certo senso discutere, in termini di flessibilità esterne, del tipo scelto, del tipo necessario di contratto collettivo, cioè il datore di lavoro sceglie un tipo di una certa tipologia contrattuale, lavoratore autonomo, lavoro autonomo, ma in realtà poi nei fatti si scopre che è un marchingegno per, probabilmente, per evitare le tutele del lavoro subordinato. Ecco, allora, quindi su questo sta lavorando la giurisprudenza in tutto il mondo, non solo in Italia. Quindi vedete, sono proprio due mondi distinti che non bisogna sovrapporre. Poi la realtà che prevale sulle idee potrebbe anche farli convergere, come in alcuni casi stiamo vedendo, cioè le grandi fabbriche utilizzano un tipo di logistica che appartiene alla gig economy, no? Non so se vado troppo veloce, ditemelo. Quindi si capisce, però al momento siamo su due binari distinti. E ultimo punto della mia, diciamo del mio glossario, poi ho chiuso e lascio la parola a Ivana. E noi ragioneremo di macchine intelligente. Ecco, macchine intelligente, anche qui per avere un glossario minimo, può essere sia soggetto di diritto che oggetto di diritto. Per noi giuristi c'è una distinzione importante, la S dà una distinzione importante, soggetto-oggetto, lo capiremo nella terza sessione. Però anche questo è importante, con riferimento a Industry 4.0 e a gig economy. Allora, un fatto è considerare la piattaforma un soggetto di diritto, altro è considerarlo un oggetto di diritto. Ma ritorneremo più tardi su questo punto. Io mi fermo, non so se ho sforato i 10 minuti, spero di no. E no, sì, forse sì, chiedo scusa Ivana, prego. Grazie Michele, io faccio un'operazione furba perché questi affari Zoom, tenendo la finestra aperta, non fa vedere l'ora e quindi si sfora. Allora mi metto il timer.
perché io sforo sempre e quindi mi impedisco, uso la tecnologia per limitarmi, per limitare l'intervento. Allora, grazie davvero per avermi coinvolta in questa bella iniziativa e grazie agli organizzatori e anche a Michele per l'occasione di discutere questo suo bel libro, perché poi ci frequentiamo tanto e ci sentiamo spesso, però in realtà un'occasione per discutere insieme il libro non l'avevamo ancora avuta, per cui sono veramente felice. Io butto via i miei appunti e la mia traccia e faccio la discussant vera, perché come sempre mi chiede, mentre parla prendo paginate di appunti e quindi stravolgerò l'impianto che avevo previsto. Butto via quello che avevo previsto di dirvi e reagisco invece alle interessanti osservazioni di Michele. Sarò meno organica di Michele sempre, anche se avessi seguito gli appunti, ma sarò meno organica di quanto previsto proprio perché vado un po' più in reazione. E parto, mi ha fatto molto riflettere la sua introduzione sul metodo di ricerca che ha adottato per scrivere questo libro, questo suo essere pellegrino tra le varie aziende, e ho capito perché riesco a leggere i libri di Michele mentre non riesco a leggere quelli di alcuni suoi colleghi che fatico a comprendere, nel senso che lui, come già sapevo, fa anche il sociologo, nel senso che va sul campo, analizza la realtà e da lì parte poi per mettere in campo invece le competenze disciplinari del diritto del lavoro. Questo è particolarmente interessante, credo, perché secondo me andrebbe anche un po' esplorato, perché sto osservando delle dinamiche complementari, ma da un certo punto di vista opposte, nella mia disciplina. Parlavo l'altro giorno con un collega che sta facendo un lavoro interessantissimo a partire proprio da quelle sentenze a cui faceva riferimento prima Michele, sentenze che in Italia abbiamo avuto recentemente, in particolare sui rider, cioè le persone che fanno consegne a domicilio, le consegne di cibo a domicilio, i ragazzi che vediamo in bicicletta e motorino per le nostre strade che vanno a consegnare cibo. Ecco, sta succedendo, mentre Michele da jus laborista è andato a fare il pellegrino in giro per le fabbriche, all'opposto ci sono dei colleghi che stanno facendo un lavoro interessantissimo prendendo tutto il materiale prodotto dai tribunali e analizzandolo da un punto di vista etnografico, cioè quelle sentenze e quelle situazioni hanno permesso di raccogliere materiali, anche mi hanno fatto vedere questi materiali interessantissimi, screenshot delle chat tra datore di lavoro e lavoratore, conversazioni, registrazione di conversazione, materiale a cui noi come sociologi non abbiamo accesso. Cioè, pur volendo fare osservazione di queste situazioni, spesso accade la relazione tra lavoratore e datore di lavoro accade in contesti che noi non possiamo osservare. Ecco, allora abbiamo dei sociologi che usano i materiali prodotti dai tribunali per fare analisi etnografica e dei giuslavoristi che fanno i pellegrini per le fabbriche e vanno a intervistare i lavoratori. E credo sia importante questa contaminazione metodologica perché cambia il punto di vista che poi viene ovviamente ricondotto ognuno alla propria disciplina. Seguo quindi i punti indicati da Michele, parto dall'ultimo per comodità e anche per esplicitare un po' il mio punto di vista. Tra i due macro temi, Industry 4.0 e gig economy e lavoro di piattaforma, io ho studiato e studio prevalentemente il lavoro di piattaforma. Per cui gran parte delle riflessioni e dei commenti che farò sono da ricondurre al lavoro di piattaforma. Con un'eccezione interessante che tra l'altro mi fa piacere anche condividere, insieme ad Anna Maria Ponzellini, che so essere amica di molte delle persone presenti, abbiamo fatto un bellissimo lavoro negli ultimi 2 anni, un lavoro coordinato da Ponzellini, abbiamo fatto degli incontri periodici una volta al mese
in cui una ventina di persone variabili, con un nucleo di 15 persone stabili, tra cui persone che probabilmente di nuovo conoscete, Luciano Pero, Emilio Bartezzaghi, Giuseppe Della Rocca, persone che è probabile che abbiate già incrociato nei vostri percorsi, noi ci incontravamo una volta al mese, l'abbiamo fatto per 2 anni, a turno uno di noi portava un caso su cui stava lavorando, presentava il caso e il gruppo lo discuteva. Gran parte di questi casi sono di Industry 4.0, per cui senza aver fatto ricerca diretta sull'Industry 4.0 ho avuto la fortuna di discutere casi prodotti da altri e quindi quello che vi dirò viene prevalentemente da questa esperienza che tra l'altro stiamo pubblicando proprio in questi giorni in un libro curato da Feltrinelli, per cui potremo anche condividere i risultati di questo percorso che abbiamo fatto insieme basato proprio su casi concreti, cioè ci sono dei casi da cui facciamo partire la riflessione. Tornerò poi su questa esperienza perché appunto da questa traggo qualche spunto anche di commento e di riflessione. Per tornare alla differenza tra Industry 4.0 e gig economy, parto proprio dalla realtà che prevale sulle idee per fare un paio di esempi e per fare un paio di riflessioni su un'ibridazione che appunto è bene tenere questi campi, è bene tenerli analiticamente separati, ma poi dei fatti dicevamo capitano le ibridazioni. L'ibridazione è la realtà che supera le idee, il caso più evidente è Amazon, dove abbiamo il perimetro di cemento armato, perché abbiamo dei luoghi fisici dentro cui ci sono delle persone dipendenti dell'azienda, che lavorano per quell'azienda e rientrano, tutte le riflessioni sulla flessibilità interna sono valide. Al tempo stesso però il lavoro di queste persone che organizzano i pacchi che poi vengono consegnati a casa è governato in larga misura da degli algoritmi e da un'interazione uomo-macchina che è governata dalle dinamiche del mercato. Per cui ci sono delle ricerche bellissime, tra cui un dottorando, un ragazzo che sta facendo un dottorato di ricerca con analisi comparativa tra le varie sedi di Amazon, che mostra come le dinamiche degli algoritmi e delle dinamiche di vendita, quindi, hanno un impatto diretto sulla modalità di organizzazione del lavoro all'interno degli stabilimenti. Per cui, di nuovo, al di là delle idee, dei meccanismi logici, poi, osservando concretamente il lavoro, si vedono gli scostamenti che dipendono in larga misura dal funzionamento degli algoritmi. Provo ad andare un po' più veloce perché vedo che il tempo scorre. Secondo aspetto, che è il primo di Michele, rapporto tecnica-lavoro. Anche in sociologia la macchina è sempre stata al centro dell'attenzione, delle riflessioni in particolare sulle origini e sulle trasformazioni del capitalismo. Fin dai primi studiosi di sociologia, i primi sociologi, la riflessione sulla macchina è stata al centro proprio dell'analisi dell'origine del capitalismo. Ci sono delle bellissime riflessioni anche recenti di rilettura dell'analisi sia di Weber che di Polanyi che mettono al centro proprio come le trasformazioni delle macchine hanno poi un impatto sulle trasformazioni del capitalismo stesso. Una linea di nuovo simile a quella che analizzava prima Michele. Ecco, qual è la differenza? Una delle tante differenze significative che stiamo osservando in questa nuova forma di capitalismo attuale, in cui la macchina è una macchina digitale, in cui gli algoritmi hanno un ruolo molto importante. Beh, le macchine, anche solo teniamo il confronto tra il taylorismo ed oggi, che è quello più facile da fare. Quando c'è stato la riorganizzazione del lavoro basata su logiche di organizzazione scientifica del lavoro, lì il ruolo della macchina è stato fondamentale. Una differenza importante tra le tante, tra quelle macchine e quelle attuali, è che con tutti i limiti di quelle macchine, sappiamo quanti limiti avessero, incorporavano delle regole che erano chiare ai lavoratori e su cui i lavoratori potevano intervenire per negoziare quelle regole. Le regole erano lì da vedere, erano incorporate nelle macchine e i lavoratori insieme, perché poi era più facile, creare gruppo di persone con gli stessi interessi e con le stesse attività, potevano, e l'hanno fatto, negoziare le regole.
La differenza più importante che c'è tra il management algoritmico che abbiamo ora e il management, qui ho già finito i 10 minuti, concedetevi, datemi un bonus di uno, e il management, quindi tra il management scientifico di allora e il management algoritmico di oggi, è che oggi noi le regole non le conosciamo. Guardando il lavoro di piattaforma in particolare, la maggior parte dei lavoratori non sa quali sono e come funziona l'algoritmo. Ma non solo, l'algoritmo cambia in continuazione. Se anche lo sapesse, una delle capacità delle piattaforme è proprio che hanno un potere regolativo tale per cui cambiano in continuazione le regole del gioco senza che sia possibile capire nemmeno cosa sta succedendo. E quindi questo rende difficile, se non impossibile, la negoziazione. E questo credo sia un punto su cui potremmo anche tornare, magari lo faremo nel terzo punto, però un punto fondamentale. Solo due battute veloci per il minuto che mi resta sugli altri aspetti. Mi ha molto colpito la riflessione che faceva Michele sulla professionalità come bene comune e volevo riportarvi un'evidenza della mia ricerca che è molto peculiare, molto particolare. Lui ha fatto un discorso generale, io vi porto invece un caso molto particolare. Quando si studiano le piattaforme digitali, soprattutto all'inizio, si diceva, beh, adesso che abbiamo le piattaforme digitali e che una persona può trovare lavoro o lavoratori ovunque nel mondo, perché abbiamo piattaforme che ci permettono di entrare in contatto, abbiamo bisogno di un architetto per ristrutturare la nostra casa, beh, non dobbiamo più trovarlo a qualche chilometro da casa, possiamo trovarlo ovunque nel mondo, perché andiamo su una piattaforma e selezioniamo un architetto che può essere dall'altra parte del mondo, e così via per qualunque cosa sostanzialmente si debba fare. Allora lì all'inizio si diceva, bene, le piattaforme annullano le distanze, creano un mercato del lavoro vero, perché è un mercato globale in cui non ci sono più barriere, creano, si diceva, il mercato perfetto. Idea iniziale. Allora, nel fare le mie ricerche sui lavoratori di piattaforma, una delle prime cose che è risultata evidente a tutti è che invece i mercati del lavoro locali contano ancora anche quando il lavoro è intermediato solo online. E contano da che punto di vista? Questo della professionalità che diceva Michele, professionalità come bene comune, in particolare come reputazione della professionalità. Vi faccio un esempio, ho intervistato un lavoratore che lavora, un esperto di programmazione, un esperto di information technology, che mi raccontava che proprio perché è esperto, è uno smanettone di quelli che sanno fare queste cose, cosa ha fatto? Ha creato un profilo su una di queste piattaforme fingendo di essere un indiano. Ha imbrogliato, ha truccato il sistema e si è fatto un profilo su queste piattaforme. Uno entra e si fa il profilo, la foto, il nome, il proprio lavoro. Ecco, lui ha finto di essere un indiano. E quando io gli ho chiesto, ma perché hai finto di essere un indiano? Lui mi ha detto, beh, perché gli esperti di informatica italiani non li considera nessuno. Noi abbiamo una buona reputazione per il design, abbiamo una buona reputazione per la moda, per l'informatica noi siamo pessimi. Se mi fingo indiano riesco a fare un prezzo migliore, perché gli indiani hanno una reputazione migliore della nostra. E quindi riuscire a fingere ad essere un indiano mi permette di ottenere un compenso più alto e di chiedere un prezzo più alto. E questa è un'interpretazione che ovviamente si allontana molto da quella che raccontava Michele, ma che ci restituisce, secondo me, in maniera evidente, con un aneddoto anche limitato, il fatto che professionalità è bene comune e bene che è legato anche alla reputazione del nostro paese e non soltanto a un percorso di costruzione individuale che va e che ci allontana da tutta la retorica dei mercati globali digitali. I mercati globali digitali alla fine sono anche mercati locali e la costruzione della professionalità non è solo individuale ma anche collettiva, proprio laddove dovrebbero invece essere in gioco, in campo, soltanto dinamiche di competizione individuale. Fermo. E poi recupero i minuti dopo. Grazie, grazie ai nostri due interlocutori. Beh,
direi che si è di molto complessificata, no, la materia con questi due ulteriori approfondimenti. Io, prima di lasciare a loro ancora la parola, solo due brevi notazioni, diciamo così, di contesto, se è possibile. Allora, la negoziazione, no? La negoziazione tra i soggetti delle relazioni produttive avviene in un contesto che qualche relatore precedente del nostro, che ha partecipato al nostro corso di formazione, ha definito lui come una vittoria definitiva, io direi, del capitalismo sul lavoro. E forse ce ne rendiamo conto anche quotidianamente, anche in questioni che in qualche modo ci, come dire, ci piovono sulle nostre teste, no? Pensiamo alla questione relativa ai vaccini che sta influenzando l'azione vaccinale nei diversi stati europei a causa di uno strapotere, direi, dei cosiddetti big pharma, no? E dei contratti che vengono stipulati tra gli stati e queste enormi aziende multinazionali. E poi anche, sempre con riferimento allo stato di eccezione connesso alla pandemia attuale, agli interrogativi che ci possono sorgere sui modelli di sviluppo. Ma quello sviluppo precedente, no, che forse magari è stato indotto dalle FDI, per usare il lessico utilizzato dal professor Faioli, è stato indotto dall'azione delle FDI, è uno sviluppo sostenibile? È uno sviluppo replicabile? Cioè, quella competizione che il mercato in qualche modo induce è sostenibile a livello planetario? Non vado oltre e rilascio la parola al professor Faioli per ritornare ad approfondire la questione di stamattina, magari anche all'interno di questa cornice sovrastrutturale, diciamo così. Grazie per l'introduzione della seconda sessione. Anch'io metto i 10 minuti, anzi meno, perché devo recuperare sul sforamento della prima sessione. Abbiamo detto che la seconda sessione attiene alla tutela del lavoratore, e qui il mio obiettivo in questi 7-8 minuti è dirvi ciò che è accaduto dal 1970 al 2015 e ciò che sta accadendo dal 2015 in poi, perché il 2015 è il turning point normativo, cioè quando è stata introdotta la norma di cui stiamo discutendo. Allora, dal 1970 al 2015 l'articolo 2103 modificato con lo statuto dei lavoratori giocava su un concetto probabilmente a molti di voi noto, che è quello della equivalenza, cioè il datore di lavoro poteva variare, modificare le mansioni nella misura in cui quelle mansioni fossero equivalenti a quelle per cui era stato assunto, a quelle da ultimo svolte. Ora, questo per noi giuristi, questo concetto di equivalenza è un concetto che viene definito, insomma, sui libri, sui manuali, come un precetto, come una norma a precetto generico. Precetto generico significa che chi può decidere se una norma se una mansione è equivalente o meno? Il lavoratore? No. Il datore di lavoro? No. E allora cosa è accaduto dal 70 al 2015? Si è spostato il focus, la possibilità di riempire di contenuto questo concetto di equivalenza dalla fabbrica, luogo in cui normalmente avvengono le cose lavorative e produttive, all'aula del giudice del lavoro, con tutte le conseguenze che si possono immaginare. Tanto che qualche giurista importante negli anni 80-90 diceva che per l'appunto il giudice fa il mestiere del datore di lavoro, gestisce il lavoro, e entra in fabbrica, e
perché appunto è una norma a precetto generico, quindi lascia molto spazio al giudice dire che se il postino ha mansioni equivalenti nel momento in cui porta la posta a casa oppure sta in ufficio a sbrigare le pratiche. E non è un esempio a caso, è un esempio giurisprudenziale notissimo questo. Ed è intervenuto più volte il giudice, persino il giudice importantissimo, la Corte Costituzionale e poi la Corte Suprema. E ci sono due sentenze interessanti, una della Corte Costituzionale, la 103 dell'89, che vi consiglio di leggere, è una delle sentenze più belle in questa materia, più belle della Corte su, diciamo, su questi temi che attengono alla mobilità, e l'altra è una sentenza della Corte di Cassazione, è la 15.033 del 2006. Bene, in queste due sentenze, il giudice della Corte Costituzionale da una parte e il giudice della Suprema Corte, insomma, il giudice di Cassazione, dicono, dovete trovare un modo per bilanciare da una parte i poteri del datore di lavoro, che ovviamente ha delle aspettative sulla possibilità di creare questa mobilità endoaziendale per adattare la forza lavoro, diciamo, ai nuovi bisogni produttivi, organizzativi, e dall'altra i diritti del lavoratore, a non trovarsi all'improvviso, no, in una situazione in cui non è capace di svolgere la propria attività. Apro una parentesi, pre-1970 la norma di stampo corporativo, perché ricorderete che il Codice Civile è stato scritto nel periodo corporativo, 1942, faceva riferimento al mutamento delle mansioni in base alle sole esigenze dell'imprenditore. Quindi voi sapete bene del passaggio culturale che c'è stato, no, nel 1970. Però, nonostante ciò, quella norma del 1970, secondo giuristi, ripeto, quelli del calibro di Giugni, Liso ed altri, aveva comunque in sé qualcosa ancora di quel retaggio storico del 42, perché in fondo riportava quella logica che è tipica dei sistemi corporativi, no? Dove si ragiona per gerarchie, per status, per chi comanda e chi obbedisce. Questo è tipico dei sistemi corporativi. Invece, la norma del 70 ha scalfito un po', ma non troppo, però si portava dietro forse ancora quella tradizione. Nel 15 viene meno totalmente, perché anche sulla spinta della dottrina, della giurisprudenza, si capisce che non si poteva più proseguire così. Quindi una norma invocata da tempo, voluta persino dai sindacati. Non tutto, è vero quello che... non tutto il sindacato, è vero quello che dice Andrea. Però la prevalenza del sindacato, quello più illuminato, voleva questa norma e l'ha ottenuta in qualche modo. Quindi ci ragionava da tempo. Allora, il punto focale della riforma del 15 qual è? Visto che il giudice non sa e non deve occuparsi di cosa accade nella fabbrica in termini di valutazione se una mansione è equivalente all'altra, rimettiamo ai soggetti che agiscono legittimamente in fabbrica la decisione di come deve funzionare la mobilità endoaziendale. E chi sono questi soggetti? Il sindacato, da una parte, e dall'altra l'organizzazione datoriale, se firma il contratto collettivo nazionale, come lo firma ovviamente, o regionale, per dire i livelli anche decentrati, ma certamente il datore di lavoro quando si tratta di contratto aziendale. E allora la chiave vera per leggere la nuova norma, di cui vi dirò in pochi minuti, per rimanere nei 7-8 minuti, è che si sposta dall'aula del giudice, del tribunale, il problema alla contrattazione collettiva. Ora, ci saranno molti che potrebbero non essere d'accordo, non so chi siano questi, però esistono, ci sono tanti che sono felici. Perché sono felici? Perché il contratto collettivo è lo strumento mediante cui si deve regolare il conflitto in azienda. Non si può esternalizzare il conflitto e spostare il conflitto che è naturale, che esiste, deve esistere, altrimenti saremmo in un sistema corporativo non democratico, dall'azienda all'aula del tribunale. Si deve lasciare nelle mani degli attori che lavorano a livello aziendale. Chi sono questi attori? Ripeto, le organizzazioni sindacali da una parte, le organizzazioni datoriali, certamente il datore di lavoro. E il 2103 fa questo. Toglie di mezzo la parola di equivalente e introduce il concetto di riconducibilità. E poi stabilisce che quando
Quindi allora la mobilità orizzontale avviene secondo un cardine di riconducibilità a che? Alla classificazione che il contratto collettivo nazionale ha fissato. Quindi ad esempio nel contratto dei meccanici o del terziario ci sono 7-8 livelli, tu ti puoi spostare, vieni spostato dal datore di lavoro in modo orizzontale se rimani in quel livello fissato dal contratto collettivo, che poi, detto in altre parole, significa anche livello retributivo, come potete immaginare facilmente. In più, la norma del 2015 insiste anche perché la mobilità possa avvenire verso il basso. Attenzione, anche qui per essere puristi del linguaggio giuridico, qui non si parla di demansionamento. È sbagliato dire demansionamento. Sarebbe una bocciatura al mio esame e non solo al mio. Si parla di retrocessione. È una retrocessione unilaterale che il datore di lavoro può fare nei limiti fissati dalla legge 2103 o del contratto collettivo, mantenendo il livello retributivo e garantendo una formazione se necessaria per lo svolgimento delle mansioni. Infatti si chiama formazione con una valenza teleologica finalizzata, perché la formazione costa. Non è che la formazione viene regalata, costa. Dunque ci sarà il modo per fare quella formazione ai fini dello svolgimento di quelle mansioni, tanto che il lavoratore, oramai siamo tutti convinti di questo, può anche rifiutarsi di svolgere quelle mansioni qualora non abbia la formazione adeguata. Inoltre, questa retrocessione unilaterale, oltre alla retrocessione unilaterale, c'è anche una retrocessione contrattualizzata, cioè c'è un patto di retrocessione che avviene in sedi protette innanzi al Ministero del Lavoro o commissioni autorizzate al Ministero del Lavoro per determinate situazioni, ad esempio quando si deve conciliare vita lavoro o quando si vuole diciamo in qualche modo garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro in quelle condizioni. Quindi c'è il patto di retrocessione che viene blindato davanti a una sede protetta. Ecco, queste sono le caratteristiche fondamentali della nuova norma del 2015 ed è una norma, ripeto, invocata più volte da parte, grande parte della dottrina, indicata dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione, voluta, auspicata dalle parti sociali, perché era l'unico modo, è l'unico modo per potersi riprendere un pezzo di contrattazione collettiva che altrimenti sarebbe finita nelle mani del giudice. Di qui, ad esempio, vi do una nota di cronaca, uno degli elementi, ho chiuso il timer, mi dice di chiudere, uno degli elementi più importanti della nuova contrattazione del rinnovo dei meccanici si basa proprio su questo pezzo della ridefinizione delle classificazioni professionali. Eccoci, allora, aspettate che avvio, ok. Diritti dei lavoratori, divido di nuovo tra piattaforme e Industria 4.0. Piattaforme, risposta facile, non ne hanno. Nella maggior parte delle piattaforme digitali il lavoratore non ha alcun diritto. Perché? Perché la piattaforma rifiuta e nega il proprio ruolo di datore di lavoro e la piattaforma dice noi eroghiamo come servizio, noi forniamo un'infrastruttura, un software e le persone che utilizzano il nostro software sono utenti del servizio informatico che stiamo dando. Per cui se noi abbiamo una piattaforma come quelle che ho studiato recentemente e con qualcuno di voi le ho anche discusse nei giorni scorsi, come una piattaforma tipo Helpling, che è una piattaforma che mi permette di trovare qualcuno che venga a casa mia a pulire casa mentre io sono qui a fare il dibattito anziché fare le pulizie del sabato mattina, io posso andare su una piattaforma, cercare una persona che venga a casa a pulirmi casa e questa persona viene a casa mia, lavora per 3 ore e viene retribuita per le 3 ore che ha fatto e di fatto il rapporto si conclude lì e la piattaforma dice non sono
sono io il datore di lavoro. Io ho messo a disposizione una piattaforma attraverso cui Ivana, che aveva bisogno di qualcuno che pulisse casa, e la persona che è andata a pulirle la casa, si potessero incontrare. Non sono il datore di lavoro, quindi io non mi prendo in carico la tutela e la regolazione del rapporto di lavoro. Questo vale per tutte le piattaforme, che sono numerose, e in Italia permettono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per i lavori più svariati. Noi tendiamo a vedere e parlare soltanto dei fattorini che consegnano il cibo a domicilio, ma attraverso piattaforme lavorano tantissime persone che non hanno alcun diritto, nessuno. Oltre al danno alla beffa, o forse dipende da come la si vede, ci sono piattaforme che, per esempio nel caso del babysitter, se io cerco una babysitter tramite piattaforma, la piattaforma di nuovo dice mi limito a mettere in contatto famiglia con babysitter, però se vuoi, tu, a te famiglia, metto a disposizione come servizio a pagamento il contatto con una persona che ti aiuta a regolarizzare il rapporto con la babysitter. Quindi la piattaforma, oltre a non farsi carico del rapporto di lavoro, lo trasforma in un servizio che permette loro anche di trarre dei guadagni. Diventa la regolarizzazione del rapporto, diventa un servizio erogato dalla piattaforma, non è in carico alla piattaforma. Veniamo a Industria 4.0. Industria 4.0, uno degli aspetti interessanti rispetto a queste questioni e rispetto soprattutto al ruolo del contratto aziendale, credo che riguardi la questione del tempo. Rispetto all'innovazione tecnologica, noi siamo stati abituati in passato a vedere l'innovazione tecnologica come un fatto che accade occasionalmente. Cioè c'è una nuova macchina, viene introdotta all'interno della fabbrica, succedeva una volta, si faceva formazione ai lavoratori, si riorganizzavano i processi produttivi, si riorganizzava la gestione del rapporto del lavoro, poi per 10 anni non se ne parlava più. Funzionava più o meno così. Le ondate precedenti di innovazione erano questa cosa. C'era tutto il tempo di rivedere l'organizzazione del lavoro, di rinegoziare il rapporto di lavoro, perché era una cosa che succedeva una volta e poi 5 anni, 10 anni, era finita. Oggi l'innovazione è un processo continuo e se è un processo continuo va rinegoziata continuamente. E quindi più ci si avvicina al luogo di lavoro, più diventa facile mantenere questo rapporto, questo dialogo costante, che deve essere un dialogo. Per cui, per esempio, in quell'esperienza che vi raccontavo di quel gruppo di confronto sugli studi di caso, abbiamo analizzato tantissimi casi di partecipazione dei lavoratori, che diventa logiche, meccanismi di partecipazione dei lavoratori, che diventa una delle modalità attraverso cui si può governare la trasformazione. Ultimo punto, il postino di Michele. Il postino di Michele mi richiama di nuovo i fattorini, di cui di solito parlo poco, oggi invece ne parlo di più, perché il postino me l'ha ricordato. Rispetto ai fattorini, io sto facendo una ricerca, ormai da un paio d'anni, a livello europeo, su quelli che si chiamano slash worker. Una parolaccia in inglese, lo slash cos'è? Quella barra laterale. Cosa si intende per slash worker, lavoratore con quella barra lì laterale? È una persona che fa un lavoro slash un altro, slash un altro, cioè persone che fanno molte attività contemporaneamente. Questo fenomeno dell'aumento dei lavoratori che fanno tanta attività è un fenomeno che noi abbiamo intercettato prima da un punto di vista qualitativo. Cioè, se voi andate soprattutto sui lavoratori terziari, se voi andate su LinkedIn, di nuovo una piattaforma, voi vedete che le persone scrivono il loro nome, poi sottoscrivono cosa fanno, e sempre meno ci sono persone che scrivono una cosa sola. Sono sempre più le persone che ne scrivono 2, 3, 4, quello slash si vede dappertutto. Noi l'abbiamo intercettato così, abbiamo iniziato a guardare i dati Eurostat, a analizzarli e a spulciare i dati che ci permettessero di quantificare il fenomeno, e abbiamo visto che il fenomeno è in crescita. Stiamo facendo una ricerca con interviste e
I casi sono veramente interessanti, non riguardano soltanto lavoratori autonomi che fanno attività diverse, riguardano sempre di più anche lavoratori dipendenti. Stiamo intervistando tantissimi lavoratori dipendenti. Se vi ricordate, c'era stata un'ondata di doppio lavoro negli anni '80, che è stata anche ampiamente studiata dalla sociologia dei miei colleghi in quegli anni. Poi non si è più detto niente. Ecco, c'è un ritorno fortissimo con caratteristiche completamente diverse del doppio, triplo, quadruplo lavoro. Stiamo facendo una ricerca interessantissima che sta svelando dei mondi molto interessanti. Dal punto di vista della tutela, problemi infiniti. Stiamo intervistando tutti i sindacati e chiediamo loro come si fa a tutelare una persona che fa un pezzo di lavoro da una parte, un lavoro diverso in un settore diverso da un'altra parte, da una parte ha un contratto, dall'altra ne ha un altro. Una cosa complicatissima che mette in discussione anche l'organizzazione interna dei sindacati. Arrivo al postino di Michele, una delle soluzioni, per esempio, stiamo studiando le varie soluzioni, i meccanismi di rappresentanza che si mettono in campo a livello internazionale. Una delle soluzioni, tra le soluzioni che abbiamo visto, sono meccanismi di cooperative, per esempio Smart in Belgio, ma anche Doc Service in Italia, che nascono per organizzare in forma cooperativa i lavoratori, finito il timer, ma finisco subito, i lavoratori dello spettacolo, che sono stati i primi slash worker, perché chi lavora nello spettacolo, per il tipo di attività che fa, deve per forza fare quello e poi un altro, a meno che non sia un artista di fama internazionale. Quindi lì sono state costruite delle soluzioni, sia di organizzazione del lavoro, sia di rappresentanza degli interessi di queste persone che fanno lavori multipli, che si sta cercando di trasferire anche in altri settori. Per esempio, questa questione del fare più attività è molto diffusa tra le persone che fanno consegna a domicilio, che fanno quello, poi fanno anche dell'altro. Stiamo vedendo delle soluzioni di cooperative che si organizzano per avere servizi di consegna a domicilio, dove tra l'altro appunto questa questione del fare più attività diventa un meccanismo per organizzare il loro lavoro, perché chi lavora per queste cooperative, quando c'è l'orario di consegna, va a consegnare il cibo, nelle altre ore fanno altre cose. Per esempio una cooperativa di Bologna che tiene questa esperienza interessante che si chiama Consegne Etiche, promossa dal Comune di Bologna con due cooperative, vede i ragazzi che lavorano per queste cooperative consegnare il cibo negli orari in cui si consegna il cibo e aggiustare biciclette negli orari in cui non si consegna il cibo. Quindi un meccanismo di slash, ma all'interno della stessa cooperativa. Chiudo. Grazie, grazie veramente ancora ai nostri due interlocutori. Beh, devo dire che per esempio mi ha colpito molto la professoressa Pais nel momento in cui ha fatto una particolare sottolineatura a quello che potremmo definire il nuovo capitalismo delle piattaforme, cioè quelle aziende che hanno il loro core business in internet e che qualcuno per esempio ha declinato poi anche come una nuova modalità per esplicitare un capitalismo della sorveglianza. Insomma, abbiamo visto che la materia, oltre a essere ricca di contenuti specifici, richiama anche tutta una serie di questioni altre che però sono parecchio interlacciate con la questione principale delle modificazioni del lavoro all'interno della fabbrica del futuro. L'ultima sottolineatura che ho fatto perché mi ha sollecitato un po' l'asserzione del professor Faioli nel momento in cui ha definito alcune rappresentanze sindacali illuminate rispetto ad altre. Mi verrebbe da dire quali sono i criteri per questa retroilluminazione, se si debbano considerare poi delle stelle, nel senso di, per usare sempre le categorie della metafora, alcuni sindacati poiché dotati di luce propria, oppure dei pianeti perché magari dotati di luce riflessa. Cosa voglio dire? Voglio dire che a mio parere il sindacato deve in primis
rappresentare e organizzare e tutelare gli interessi dei lavoratori, e forse è su questo che si misura la sua eventuale illuminazione. Ma chiudo la parentesi, lascio ancora la parola per l'ultimo giro di interventi ai nostri relatori, in modo che a mezzogiorno direi possiamo aprire il dibattito. Sì, grazie per la tua introduzione. Allora, terzo punto, macchine intelligenti e lavoro. E qui sto ancora nei meno di 10 minuti perché devo ancora recuperare la prolusione iniziale che probabilmente è stata eccessiva. Allora, un pezzo del mio libro riguarda la macchina intelligente. Ora, chiariamoci su questo termine. Che cos'è macchina intelligente? Che cos'è macchina intelligente nella fabbrica? E intanto, ecco, vi sono, ecco, questo tema è studiato in maniera interdisciplinare, cioè ci sono ovviamente coloro che si occupano di tecnologia avanzata, che si occupano di big data, che si occupano di algoritmi, di biologia, ecco, che cercano di capire che cos'è l'intelligenza. Ovviamente qui stiamo facendo dei salti in avanti importantissimi, cioè da Turing, dal test di Turing, siamo al 2021, no? Quindi non è solo un tema di imitazione, c'è un qualcosa che va oltre. Ce ne stiamo occupando anche noi giuristi, non solo noi giuristi del lavoro, ma anzi direi prevalentemente i giuristi che si occupano di diritto civile e di diritto penale, perché macchina intelligente, almeno per seguire una di quelle definizioni più accettate dalla comunità scientifica, significa che è una macchina che è STA, cioè che è capace di sentire, di pensare, T sta per think, e di agire, act. Macchina intelligente è questa macchina che, rielaborando da sé medesima una serie di dati che non solo sono inseriti dal programmatore, ma che raccoglie tramite per l'appunto il data analytics, è capace di pensare, di avere un pensiero autonomo che va oltre, diciamo, ciò che il programmatore all'inizio poteva prevedere, e di agire anche al di là della azione eventualmente programmabile, ipotizzabile nella fase di costituzione. Bene, perché se ne occupano i giuristi di diritto civile? Se ne occupano perché questa macchina può causare dei danni. E qui non parliamo solo della macchina self-driving, cioè quella che vediamo sulla Modena, Milano, che già c'è, no? Che hanno fatto già dei primi tentativi, che il TIR che va da solo, viene guidato dalla macchina intelligente. Ma parliamo anche del robot che sta nella stanza operatoria chirurgica con il medico. Parliamo della macchina che è capace di individuare un tumore vedendo tutti i dati del mondo che sono messi a disposizione in quel tipo di piattaforma. Parliamo della macchina che sta nel luogo di lavoro, ovviamente il cobot a Modena Ducati, che dice all'operaio: scendi dalla scala, sali mentre, oppure sposta questa chiave inglese. Ecco, faccio degli esempi un po' banali per arrivare al punto. Quindi gli studiosi di diritto civile si chiedono: di chi è la responsabilità nel caso di danno? Allora, qui ci sono tre teorie. C'è chi dice bisogna creare delle immunità selettive, si chiamano tecnicamente, cioè i produttori non devono rispondere di tutti i danni. Qui abbiamo una importante sezione della disciplina europea in materia di responsabilità dei produttori che potrebbe essere applicata a questo caso, in parte già viene applicata. C'è invece un altro gruppo di giuristi, prevalentemente nordamericani, che invece insistono perché la macchina intelligente possa in qualche modo assumere, ora lo dico in termini tecnici, poi se non è chiaro mi farete qualche domanda, la personalità giuridica. Quindi per intenderci, la macchina intelligente diventa quasi una fondazione, una SRL, quindi risponde da sé medesima, avrà un capitale, un'assicurazione, quindi in caso di danno risponderà con questi strumenti. Altri invece insistono perché ci sia una responsabilità oggettiva, cioè a prescindere da ciò che sia imputabile in termini di nesso eziologico, causa, evento, chi ha prodotto risponde. Responsabilità oggettiva, per intenderci, è ciò che è accaduto all'Appendino l'altro giorno, anche se lì si tratta di diritto penale. Allora, qui quindi vedete tre orientamenti distinti nel diritto civile, in parte anche nel diritto penale. Ora, per noi giuslavoristi, queste sono
tutte indicazioni molto utili, però il nostro problema non è tanto chi capire, che, cioè comprendere, potrebbe anche esserlo, ma in una seconda fase, capire chi risponde di che cosa. Lasciamo ai privatisti, ai penalisti, l'elaborazione. Dal mio punto di vista, lo dico francamente, la personalità giuridica è esorbitante in questo momento come tema. Si può discutere sull'immunità selettiva, si può discutere sulla responsabilità oggettiva, rimanendo nell'alveo del diritto europeo, perché queste sono cose che non può decidere l'Italia da così, insomma, con il proprio ordinamento. Queste sono tipiche materie da regione, da macro area regionale, quindi è l'Europa che dovrà decidere queste cose, perché è evidente, siamo interconnessi nelle catene di valore, cioè non è che in Germania succede una cosa e in Italia ne può accadere un'altra, rendo l'idea con questo. Quindi è una tipica materia da macro area. Però per noi giuslavoristi il punto è più delicato, perché se questa macchina può esercitare dei poteri direttivi, di controllo, disciplinare nei confronti del lavoratore, e allora dobbiamo chiederci, ma che cos'è un nuovo datore di lavoro? È il datore di lavoro? Allora, io escludo questa risposta, dico che si tratta, lo dico nel mio libro, lo spiego con alcune pagine, è un terzo elemento del rapporto di lavoro, cioè come c'è il datore di lavoro, c'è il lavoratore, c'è un terzo elemento che è la macchina intelligente. Però proprio perché è un terzo elemento che esprime quei poteri tipici del nuncius, cioè di colui che è autorizzato a svolgere alcuni poteri nei confronti del lavoratore, guardate, qui non parliamo di fantascienza, sono cose che sulla Via Emilia già esistono, per dire le fabbriche della Via Emilia. Nel Triveneto già ci sono, in ciò che circonda Milano, no? Corona di Milano industriale, e sono cose che già accadono anche nella PMI, no? Basta che andate lì nell'Electrolux a pochi chilometri da Milano e vedete quello che accade in quella fabbrica, per dire Electrolux, che è quella più nota, ma ce ne sono tante della catena di valore. Allora, il problema è capire come gestire questo fenomeno. Allora, io mi sono spinto un po' oltre nelle pagine finali del mio libro, sono pochissime pagine perché è un libro, una monografia scientifica, quindi non è che potevo fare, come dire, esercizio di immaginazione pro futuro. Però avendo molta fiducia del sindacato tutto, quello illuminato e quello meno illuminato, io sono convinto che il sindacato può fare molte cose, lo può fare tramite la contrattazione collettiva, lo può fare tramite la contrattazione collettiva nazionale decentrata, può farlo tramite una contrattazione collettiva ben coordinata, dove il contratto nazionale fissa le regole generali e il contratto di secondo livello, quello aziendale, entra nel dettaglio, perché la produzione in barile è una cosa, la produzione in Ducati è un'altra, in Electrolux è ancora è altro. E allora il contratto aziendale con le rappresentanze dei lavoratori è il luogo adatto, dal mio punto di vista, per fare che cosa? Regolare il modo attraverso cui la macchina intelligente deve, guardate il soggetto con cui inizio la frase, la macchina intelligente deve adattarsi alle esigenze dei lavoratori, ai diritti del lavoratore, non è il contrario. Quindi è il contratto collettivo nazionale che fissa la cornice, quella aziendale, poi che detta le regole, che spiega il modo attraverso cui la macchina si adatta al lavoratore, che in termini tecnici si chiama intuizione, perché quelle macchine girano nei luoghi di lavoro, quindi bisogna capire come, dove fermarsi, che cosa non dire, cosa non fare, che significa programmare per tempo, cioè è come se il contratto collettivo entrasse nell'algoritmo, non so se riesco a rendere l'idea. Poi una seconda cosa che deve fare il contratto collettivo è stabilire il rapporto di intelligibilità, cioè qual è la coesistenza in questa materia ibrida, in questa specie di no rapporto da cyborg, tra macchina e lavoratore. Voi sapete che gli esoscheletri nelle fabbriche già si usavano, ma adesso sono robotizzati, e danno una mano al lavoratore, cioè evitano alcuni sforzi fisici che potrebbero causare dei danni di un certo tipo. Ecco, l'esoscheletro è un oggetto, dovrebbe essere un oggetto della contrattazione, cioè dire quali sono i limiti, quando si usa, perché si deve usare, quando non si deve usare, e via dicendo, no? E questo è un esempio molto banale, ma per darvi l'idea, no, di questo concetto più sofisticato, che è quello dell'intelligibilità. Quindi intuizione, intelligibilità, e poi ancora adeguatezza, cioè la macchina intelligente deve essere utilizzata quando è necessario.
quindi si adegua alla struttura, cioè, perché il problema è che poi tu potresti avere evidentemente una fabbrica di macchine, potrebbe accadere, accadrà probabilmente, però è anche vero che ammesso che ci sia anche una sola persona nello scenario peggiore, bene, bisogna avere la regola sull'adeguatezza, cioè che cosa la macchina intelligente non deve fare rispetto a ciò che invece può fare e deve fare la persona umana in quel contesto. Da dove prende spunto questa trilogia di concetti, intuizione, intelligibilità e adeguatezza? Sono tre concetti che muovono dalle grandi carte internazionali che in questo momento sono sottoscritte dai grandi player della robotica avanzata. L'ultima carta risale alla carta sottoscritta a febbraio del 2020 in Vaticano tra IBM ed altri, e sono carte valoriali, non sono carte dotate di una cogenza giuridica. Però, ecco, secondo tutti gli studiosi di questa materia, è evidente che questi temi devono essere regolati in questo modo. Cioè, tu hai delle grandi carte di principi generali, perché non puoi entrare nei dettagli. Queste carte vengono assorbite da norme di legge e nel mio nostro caso anche norme di contratto collettivo che fissano la cornice, e poi il livello più vicino al luogo di produzione dettaglia le regole di protezione secondo questa trilogia o altre simili che, ripeto, muovono da Asimov in poi, ma comunque insomma stanno su questa linea di produzione normativa. Tutto questo perché, desidero ripeterlo, io ho grande fiducia nelle capacità del sindacato e della contrattazione collettiva di risolvere i problemi, perché credo che sia il soggetto, e grazie anche all'oggetto di questo soggetto, cioè la contrattazione collettiva, sia l'unico spazio di regolazione adeguata, efficiente, nelle relazioni di lavoro. Insisto anche, insomma, proprio anche perché appartengo a questo tipo di scuola teorica, insisto che il legislatore meno fa e meglio è. Più spazio c'è alla contrattazione, meglio è per il nostro sistema di relazioni industriali. Mi fermo qui, punto, finito, grazie. Provo a invertire l'ordine, parlo prima delle fabbriche e poi degli algoritmi. Fabbriche, due cose rispetto a macchine intelligenti e lavoro. La prima, è quella che ho studiato di più, l'impatto sulle relazioni sociali. Due esempi. Uno l'abbiamo in un caso che abbiamo studiato, dove l'introduzione, in un caso di un'azienda in cui il ruolo che abbiamo studiato è quello dei manutentori che vanno in giro ad aggiustare in quel caso delle reti. In quel caso l'introduzione di un tablet attraverso cui il manutentore può ricevere indicazioni, ma anche informazioni, ma anche consulenza telefonica dalla casa madre, ha portato a ridurre il numero di persone, il numero di manutentori che in passato si muovevano sempre in coppia, si muovevano in due manutentori per volta. In quel caso l'introduzione di un banalissimo tablet ha permesso di dimezzare le risorse impiegate e i manutentori adesso si muovono da soli. Perché? Perché in caso di necessità, col tablet chiedono informazioni, chiedono consulenza, fanno quello che vogliono. Intervistati, come potete immaginare, i manutentori non sono felici di questo cambiamento, anche perché non solo prima si muovevano in due, ora si muovono da soli, ma grazie al tablet prima passavano, la mattina si svegliavano, la quotidianità conta. E la mattina si svegliavano e andavano nella sede aziendale dove davano il programma della giornata, ricevevano il programma della giornata e poi uscivano, andavano, perché facendo il manutentore ovviamente non stavano in sede. Ma si ritrovavano tutti insieme la mattina. Ed era un momento di confronto, era un momento di scambio, erano pochi minuti, ma fondamentali anche per costruire delle relazioni tra tutti i manutentori. Adesso il tablet, si svegliano la mattina, accendono il tablet dice dove andare per il primo intervento, per cui non passano più dalla sede centrale. Per cui nell'intervista questi lavoratori ci raccontano che loro non vedono più i loro colleghi.
l'unica occasione di confronto che hanno è in digitale con la persona che dà assistenza nel caso in cui ne hanno bisogno. È evidente che essere in due adesso non è più una necessità organizzativa, però al tempo stesso pensate all'impoverimento in termini relazionali, in termini anche di costruzione della professionalità a cui si faceva riferimento prima. Se per ragioni organizzative di supporto tecnologico non è più necessario muoversi in due, però allora dobbiamo immaginare degli altri momenti in cui questi lavoratori possano avere degli scambi relazionali. Io non dico che dobbiamo fare il passo indietro e ripristinare il fatto che vadano in due quando non ce n'è più la necessità, però dobbiamo immaginare degli altri momenti, perché quella è una perdita relazionale che ha un impatto non solo sul vissuto individuale, ma anche proprio sui meccanismi di costruzione dell'identità collettiva e della professionalità. Altro esempio, questa volta questo è un esempio che abbiamo visto in Comau. In Comau, dove producono le macchine intelligenti, ovviamente oltre a produrle poi le usano, ed è un caso interessante, è un'azienda molto interessante proprio per questo, perché è fornitrice di tecnologia, quindi molto avanzata, e poi le incorpora anche nell'azienda. Ecco, lì in Comau abbiamo visto, con questo gruppo di studio, abbiamo fatto una visita e abbiamo visto tra le varie tecnologie, esoscheletri, tutto quello che raccontava anche prima Michele, abbiamo visto queste macchine che fanno la formazione ai nuovi lavoratori, addestramento più che formazione. Cioè, quando un operaio deve iniziare una nuova attività, in passato cosa succedeva? C'era un percorso, anche breve magari, però di socializzazione a ruolo, di formazione, c'era una persona che aveva più esperienza che affiancava il nuovo lavoratore e gli diceva: guarda, fai questo, muoviti così. Queste nuove macchine cosa consentono? Consentono invece di mettersi davanti a un dispositivo che dà il segnale dei movimenti da fare, il lavoratore li ripete, la macchina quando si sbaglia, per me è stato inquietante, mi sono messa lì davanti, ovviamente ho sbagliato tutto subito, e la macchina dà dei segnali di allarme perché tu stai sbagliando, finché non riposizioni le mani in modo giusto, e allora a quel punto poi in 3 minuti tu impari l'esercizio dell'operazione proprio tecnica. Ecco, anche in questo caso macchine molto efficaci ed efficienti, che di nuovo però tolgono un'occasione di scambio, soprattutto intergenerazionale, soprattutto quell'occasione di trasmissione delle competenze tra le persone, che va al di là dell'imparare come muovere la mano, ma che insieme al movimento della mano ti trasmette tanto altro. Ecco, di nuovo, tutto ciò è molto efficiente, molto efficace dal punto di vista operativo. Quanto ci toglie su tutti gli altri piani e quanto è necessario ripristinare invece questi piani che vengono eliminati dalla macchina. Piattaforme, la questione principale per quanto riguarda le piattaforme è che gli algoritmi su cui si basano queste piattaforme funzionano in questo modo: centralizzano il potere ma decentralizzano il controllo. Pensate alle come lo decentralizzano, chiedendo al consumatore finale di valutare la prestazione di chi sta lavorando. Restiamo ai nostri fattorini. Quando un fattorino va a consegnare la pizza a casa del cliente finale, il cliente finale poi valuta il fattorino. Quando l'autista di Uber accompagna, dà un passaggio in macchina al cliente finale, alla fine il cliente finale valuta. Quel ruolo di valutazione che prima era svolto dai quadri intermedi, dai manager, viene sostituito dal cliente finale, dal consumatore finale, che fa quell'attività sulla base di meccanismi che poi e fornisce dati all'algoritmo, che poi li incorpora e rielabora secondo logiche che non conosciamo e che hanno un impatto poi sul lavoratore. Perché, per esempio, Uber, se un autista di Uber ha alla fine un punteggio in una scala da 0 a 5 inferiore al 4,7, viene buttato fuori dalla piattaforma. Altro che giusta causa, giustificato motivo. Disattivato, non lavora più, senza sapere cosa è successo. E sulla base di valutazioni ricevute non dal manager, ma dal cliente finale.
Questa cosa, ed è l'ultimo punto che voglio toccare, cosa fa? L'ho semplificata, forse troppo, ma cosa fa? Crea un'alleanza tra le piattaforme e i consumatori. Che tipo di alleanza? Il consumatore ci guadagna un servizio a basso costo. Cioè chiunque, anche chi ha un reddito medio-medio-basso, può permettersi di avere il cibo a domicilio, può permettersi di avere la persona che le pulisce i vetri a casa senza doverlo fare. Perché? Perché il costo di questi servizi si è abbassato. Ed è soprattutto la classe media-medio-bassa che usufruisce di questi servizi, sfruttando involontariamente il lavoro di persone della loro stessa classe sociale, tra l'altro, se la vogliamo guardare dal punto di vista delle classi sociali. Si crea un'alleanza tra il consumatore che ha il servizio a basso costo, e qui chiudo perché suona l'allarme, tra il consumatore che ha il servizio a basso costo e la piattaforma che ha bisogno del consumatore, perché oltre a consumare, oltre a pagare, fa tutta una serie di altre cose, e piattaforme che poi di solito entrano in un settore erogando un servizio e si trascinano i consumatori poi in altri servizi, per cui hanno bisogno dei consumatori, mentre hanno meno bisogno dei lavoratori. E questo crea appunto questa alleanza a danno del lavoratore, rispetto al quale diventa importante immaginare delle contromisure, dei meccanismi alternativi, perché ormai queste piattaforme tra l'altro stanno raggiungendo il monopolio velocemente e in gran parte dei servizi di ogni genere, per cui insomma su questo una riflessione diventa urgente. Fino a qualche anno fa era una questione limitata, quando me ne occupavo raccontavo delle cose e le persone dicevano sì, vabbè, ma riguarda quante persone, quando... oggi riguarda la nostra quotidianità, riguarda tutti i servizi, per cui questa diventa una questione centrale. Chiudo. Grazie, grazie professoressa Pais, grazie professor Faglioli per anche questo, insomma, questa esposizione così puntuale e molto ben strutturata, direi. D'altro canto, è felice la, diciamo, la scelta di coinvolgere sia la parte che riguarda la scienza giuridico-amministrativa, ma anche scientifica, e dall'altra parte anche le implicazioni sociologiche che riguardano il mutamento di rapporti tra il lavoratore, evidentemente, e l'azienda, l'impresa, e per il, questo, per il termine delle macchine. E due aspetti che vorrei brevissimamente evidenziare. Primo, da giurista, concordo senz'altro con il professor Faglioli sul, è sempre stato il mio cruccio anche questo, insomma, la pretesa esorbitante dei giuristi che tentano di prevedere tutto, di normare tutto, anche di invadere campi che forse ogni tanto sarebbe il caso di lasciare un po' alla vita, fondamentalmente, quindi anche al gioco delle relazioni. Quanto però le relazioni, mi ricollego agli interventi della professoressa Pais, dai quali emergono due aspetti, secondo me, molto importanti. Uno riguarda la libertà delle persone e l'altro riguarda la socialità. Non è pensabile, e non è pensabile neanche un sistema di relazioni nei quali, a fronte di diverse organizzazioni del denaro, del tempo, degli interessi economici, non corrisponda o via, si vada via via sfilacciando proprio per quel meccanismo di atomizzazione del lavoro che la professoressa ha descritto, si vanno sfilacciando le relazioni fra i lavoratori. Diventerà, io temo, ed è un problema che anche noi nel nostro circolo, ma in tutte le occasioni in cui, diciamo, siamo scesi un po' in questo dettaglio, impossibile l'elaborazione di una coscienza collettiva, quindi dei lavoratori, al di fuori di una ipotesi nella quale la socialità è presente e permette la maturazione di una tale coscienza. E questo è un aspetto fondamentale, come fondamentale il fatto che, e qui veniamo alla questione del tempo, il mondo oggi porta le persone, no? Ne parlava anche il professor Faglioli, come dice, la realtà viene prima delle norme. Certo, il mondo porta le persone ad essere molto più distanti una dall'altra,
ed essere costrette a interessarsi di tante cose differenti, laddove le vite fino a non molto tempo fa erano più, diciamo, ordinate, quasi monotone. È impensabile, o meglio, difficilmente pensabile, che questo schema, che coinvolge le persone innanzitutto, non vada poi a coinvolgere anche la vita lavorativa, professionale. Ci sono persone che forse non sarebbero soddisfatte nello svolgere un solo lavoro, proprio dal punto di vista morale. Ecco, allora, anche questo è sicuramente un tema che forse necessita di essere affrontato con le professionalità diverse, varie e ampie, come quelle che abbiamo messo in campo oggi, grazie ai nostri relatori, che permettono di vedere la vita umana e quel particolare aspetto della vita umana che è il lavoro sotto diverse angolature. Lascio la parola adesso agli interventi, ne abbiamo già tre, li acquisiremmo tutti e tre a questo punto e poi lasceremo lo spazio alle vostre repliche. Quindi prego Gregorio. Grazie, no, innanzitutto veramente complimenti a tutti e due i relatori, degli spunti veramente interessantissimi. In particolare io una cosa che mi porterò a casa di questa giornata, volevo proprio fargli complimenti al professor Faioli per la spiegazione del 2103 dal 70 al 2015. Io questa proprio me la porterò a casa. Allora, volevo dire, volevo fare una considerazione e poi una domanda appunto al professore. La considerazione o questa premessa sul tema del lavoro sono abbastanza, come dire, avvelenato, perché io mi sono laureato nel 2005, fino ad oggi io non ho mai avuto un contratto in vita mia, sono la classica finta partita IVA. E poi ecco, la domanda deriva dalla considerazione, però la domanda è caratterizzata da ignoranza, quindi chiedo scusa in anticipo di essere una domanda stupida. La considerazione è questa, abbiamo detto, no? Che è la realtà che dà contenuto alla norma, giustamente, perché la norma è scritta e magari la norma è stata scritta chissà quanti anni fa, ad esempio lo Statuto dei lavoratori dal 1970, però poi la società del 1970 non è la stessa del 2000, del 2005, ma la norma rimane quella. Ma qual è il problema? Come faccio io a adeguare la norma, che è sempre quella, rispetto al cambiamento? Io lì su quello, attenzione, perché io non posso interpretare, secondo me, la norma in base alla realtà. Io devo interpretare la norma in base a dei principi e io quei principi non è che me li invento, li traggo dalla Costituzione. Quindi io interpreto la norma in base ai principi, mentre la norma è fissa ed è sempre quella dal 1970 fino al 2015. Un principio è mutevole, cambia. Addirittura, e quindi questa è la mia, come dire, la mia bussola, i principi che di volta in volta sono applicati, perché se io mi rendo conto che c'è una realtà che è illegale, io non è che posso andare a interpretare la norma sulla base di una realtà che è illegale. Quindi io ho i principi costituzionali che di volta in volta cambiano, io interpreto la norma e uso quella norma interpretata alla luce di quei principi per capire se la mia realtà è illegale o meno. E quindi la questione è questa. Abbiamo detto pure che, quando si parla di tecnologia non ci aspettiamo che il legislatore ponga un freno alla tecnologia. Io quello che mi aspetto è che di fronte alla tecnologia il legislatore vada ad adottare delle leggi e che il legislatore nell'adottare queste leggi vada a bilanciare degli interessi. Quali sono gli interessi? Di nuovo, sono interessi costituzionali. Quindi il legislatore fa delle leggi su una determinata realtà, ma poi il legislatore deve operare un bilanciamento e il bilanciamento degli interessi è quella una scelta politica, essenzialmente. Allora, qual è la considerazione avvelenata? È che io vedo un diritto del lavoro dove
è stato sacrificato sull'altare della flessibilità tutto quanto il resto. Io capisco le esigenze di flessibilità che possono avere anche gli investitori stranieri che vengono a mettere soldi in Italia, però in altri paesi ci sono anche tutta una serie di tutele a protezione di questa estrema flessibilità. Per esempio, io ho un amico in Belgio, mi dice che se lì uno viene licenziato, per un certo periodo c'è lo Stato che gli versa tipo fino all'80% dello stipendio, ed è lo Stato stesso che ti cerca lavoro. In Italia noi non ci abbiamo nulla di questo, e abbiamo un mercato che si tende sempre più a voler flessibilizzare, ma alla fine io questa fuga verso la flessibilizzazione, se io vedo la situazione attuale, non è che ci ha aiutato. Quindi la domanda poi, caratterizzata da ignoranza, è questa, e al professore. Abbiamo detto che il 2103 prima si basava su questo concetto di equivalenza. Questo concetto di equivalenza noi lo facevamo, come dire, lo demandavamo la spiegazione di cosa dovesse consistere al giudice. Abbiamo detto, ok, lo togliamo al giudice perché il giudice non può entrare dentro l'azienda, e abbiamo detto inseriamo il concetto della contrattualizzazione. Ma noi allora non potevamo lasciare questo concetto di equivalenza solo che per riempirlo, anziché lasciarlo al giudice lo lasciavamo alle parti sociali? Allora lasciavamo il concetto di equivalenza e non andavamo a inserire nel 2103 il concetto per cui tu puoi anche adibire a mansioni inferiori. Questa è la domanda ignorante, quindi ecco, mi scuso se è una domanda stupida, insomma, grazie. Prego Marco. Grazie Luca. Io ho una domanda invece per specifica per Ivana Pais. Volevo chiederle una cosa. Lei ha parlato prima delle piattaforme, della mancanza del diritto del lavoro, che è una cosa che fa riflettere, perché in certo senso adesso usiamo tutte queste piattaforme, è come quasi dire che i lavoratori che utilizzano le piattaforme non ce li hanno i diritti in un certo senso. E io a questo punto volevo chiederle, ma in un punto di vista anche contrattuale, quanto è importante la qualità del lavoro? Nel senso, noi si dice che queste piattaforme ci stanno aiutando tanto, però sorge una domanda, cioè molto spesso queste piattaforme funzionano o non funzionano bene? E la risposta è che molte volte non funzionano bene. Faccio un esempio, magari problemi di connessione, si bloccano, cioè vedendo anche un po' dalle esperienze, no? Cioè che per dire una cosa che dovrebbe durare 20 minuti, alla fine ti dura un'ora e mezza, ecco, per dire, no? E quindi volevo chiedere anche questa cosa qua, la qualità del lavoro, se se fa parte di quello che è il diritto al lavoro, cioè avere un lavoro un lavoro di qualità, e soprattutto questa strana logica che io francamente non capisco, cioè il fatto che si dice che l'utilizzo di queste piattaforme ci fanno sostanzialmente abbassare i costi, però è anche vero anche un'altra cosa, cioè che l'aumento della qualità del lavoro fa abbassare i costi, perché un lavoro che funziona bene, di qualità, che cresce sempre di più, ci porta automaticamente a un abbassamento dei costi. Quindi volevo chiederle anche questo, cioè se in queste piattaforme veramente noi abbiamo un aumento della qualità del lavoro oppure no. Io sostengo personalmente che sono i rapporti umani che aumentano la qualità del lavoro, la creatività dell'uomo, e che queste piattaforme, come diceva anche lei, devono essere subordinate, come si diceva, subordinate ai rapporti umani, a quello che è il capitale umano, che è la cosa più importante, e non viceversa. Grazie. Prego, Lodovico. Grazie Luca, grazie ai relatori per questa bellissima mattinata, è stato
idealmente bello per me tornare tra i chiostri della Cattolica, dove ho collaborato e insegnato con un'attenzione al realismo, tra l'altro. La mia domanda parte da una considerazione. Banalmente, perché le cose accadano, ci vuole un luogo che poi diventa un ambiente, un insieme di strumenti, di relazioni con gli altri. Forse un po' una via di mezzo, diciamo, tra l'Antur di Sartre e la Umwelt dei fenomenologi. Se si ragiona in termini di appunto mansioni, macchine intelligenti, intelligenza artificiale, questo mi pare che in termini di efficienza porti a una crescita immediata molto alta. Ma che cosa si rischia di perdere? Questa è la mia domanda. Dello specifico dell'umano, e qui due brevi considerazioni. La prima: c'è ancora spazio, c'è ancora posto per un novum, per qualcosa di nuovo che accade solo se sono in relazione con gli altri? È quella virgola cambiata, quel pensiero un po' controintuitivo, quell'essere meno obbedienti, che in apparenza mi porta magari a perdere in efficienza, ma a guadagnarne molto di più dopo. E allora qui un'ultima considerazione: mentre loro parlavano mi veniva in mente il default network, il default model network, diciamo regredendo un po' alle basi neuroscientifiche, questa rete ampia di regioni cerebrali che si attiva nel momento in cui il soggetto non è, o prevalentemente si attiva nel momento in cui il soggetto non è impegnato in compiti esecutivi immediati, ma è diciamo sospeso in una sola apparente feconda non far nulla o con a carattere introspettivo, oppure sì legato a quello che lo circonda, ma con particolare attenzione a una valutazione sociale, a un giudizio morale, a una interrelazione con gli altri. Allora, oggi come questo può essere difeso? Ecco, io non ho studiato giurisprudenza, ma diciamo con la strumentazione anche della legge, le tutele di legge, perché la dignità del lavoratore come persona, che quindi è intrecciata di questi aspetti, possa essere non solo salvaguardata, ma anche promossa. Grazie. Grazie per gli interventi e le domande. Prego i relatori di svolgere dunque il primo giro di repliche. Sì, io sarò breve, inizio, se per Ivana va bene inizio io. E sì, grazie sia a Gregorio che a Ludovica. Allora, do un riscontro immediato a Ludovica. E, in realtà, diciamo, in questi anni di mia ricerca e quindi anche di stesura del libro, io mi sono interrogato più volte su che cosa rende davvero umani noi, che cosa ci rende umani nei luoghi di lavoro. Perché quando si fa, diciamo, il giro di queste fabbriche evolute, ripeto, non sono poche, sono tante, si comprende che questa ibridazione tra uomo e macchina è un'ibridazione inarrestabile, irreversibile. Quindi nel tempo la vera domanda di senso che tutti dovremmo porci è che cosa ci rende davvero umani. E non è un fatto solo antropomorfico. Cioè, io capisco che cos'è un robot perché vedo il robot a Farfalla che costruisce la panda a Mirafiori o a Pomigliano. È evidente che capisco, insomma, da questo. Il problema è che cosa ci rende umani quando comprendiamo che quel robot è probabilmente un'esplicazione della nostra intelligenza e riesce a interagire con noi in un certo modo, persino a proteggerci. Quanti lavoratori prima del robot a Farfalla hanno avuto danni fisici facendo quel tipo di operazione? Quindi non so, ecco, non so se ho risposto alla tua domanda, che è molto interessante, però ecco, io a monte mi porrei questa domanda, cioè, più volte, ecco così. E tra l'altro ho avuto un riscontro su questa domanda in una bellissima, diciamo, una serie di eventi che che l'università con cui io lavoro, che è la Cornell University, ha avuto nel tempo, perché loro hanno chiesto a una serie di docenti di varie materie, antropologi, filosofi, sociologi, giuristi e così via, what makes us human? Cioè, che cosa ci rende umani? Ecco, anche lì, proprio a seguito anche di questa serie di riflessioni, ecco, ho pensato che effettivamente poi alla fine dei conti la vera domanda di senso è questa.
Rispondo a Gregorio. Io anche qui, insomma, ora non so, però ci vado per sintesi, poi inviterò a leggere il libro, che vi devo dire. Però io sono convinto che alla base della dignità, in fondo alla dignità, c'è una forma procedimento. Ci sono giuristi che ritengono che la dignità si debba tutelare in maniera statica, fissando regole, 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 regole. Io sono convinto, inserendomi in una scuola sia filosofica, Ricoeur, ed altri, sia una scuola di giuristi prevalentemente tedeschi, della, diciamo, che vengono dalla scuola un po' della Renani e così via, ma anche italiani, quindi Giugni, Treu ed altri, che al fondo della tutela della dignità c'è la forma procedimento, un procedimento. Io sono andato un po' oltre, l'ho chiamata forma procedimento. Perché non basta scrivere solo la regola, ma serve un modo attraverso cui quella regola venga attuata. E nei luoghi di lavoro, perché una regola sia attuata, hai bisogno di attori responsabili che sappiano fare questo tipo di attività. E secondo me questi attori sono, per l'appunto, gli stakeholder sociali, il sindacato, le organizzazioni datoriali e via dicendo. Ora qualcuno potrà dire, ma noi sappiamo che non sono così forti, in alcuni casi non sono così brillanti, in alcuni casi sono molto deboli, in altri sono collusi, insomma tutte cose che noi sentiamo dire. Io muovo dall'idea che bisogna dare molta fiducia a questi attori e che bisogna rafforzare le proprie prerogative nei luoghi di lavoro. Ecco perché poi nel mio libro vado un po' oltre e dico anche che per realizzare questa trasformazione sistemica bisogna modificare una parte certamente dello statuto dei lavoratori che riguarda l'esercizio dei poteri del sindacato a livello aziendale. Quindi incidere su alcune norme dello statuto che non sono l'articolo 13 ed altre, ma dall'articolo 19 in poi. E in questo modo si realizza quel bilanciamento che tu dici, cioè come si realizza il bilanciamento tra due contrapposti interessi, e naturalmente contrapposti interessi, e meno male che esiste questa contrapposizione, tramite una forma procedimento. E questa forma procedimento deve essere assegnato al contratto collettivo e quindi agli attori che scrivono quel contratto. Perché non è stato perché non è stata lasciata la parola equivalenza? Perché la parola equivalenza dal 70 al 2015 era stata riempita di contenuti dalla giurisprudenza e dunque era impossibile continuare a utilizzare quel concetto, proprio in termini di tecnica legislativa. Ecco perché il legislatore sceglie un termine neutro, riconducibile, nel primo comma del 2103, e quel concetto neutro viene agganciato al contratto collettivo, lasciando al contratto collettivo nazionale e poi decentrato il potere di definire come tutelare al meglio il lavoratore. Non so se ho risposto alla tua domanda, poi c'è anche un altro pezzo interessante che tu hai messo. Chiaro, molto chiaro, grazie. Sulla flessibilità del mercato del lavoro, ma questo è il male italiano da sempre. Io ricordo, insomma, chi di voi studia queste cose lo sa, vi ricorderete il rapporto Delors, cioè Delors degli anni 90 e così via, cioè tutti noi sapevamo che avevamo un mercato del lavoro effettivamente sbilanciato a favore dei lavoratori subordinati e un mercato, parliamo degli anni 90, parliamo del periodo di Ciampi, di Giugni ministro, parliamo di quel periodo. Tutti sappiamo queste cose da allora, ma da allora abbiamo fatto pochissimo come ordinamento. E abbiamo fatto poco dove? Nelle misure di mitigazione del rischio da disoccupazione. E dov'è il modo da cui partire, il modo più efficiente per modificare queste, per introdurre queste misure di mitigazione? Attraverso l'introduzione di politiche attive. E come si realizzano le politiche attive nel nostro sistema? In un modo complicatissimo, perché noi abbiamo l'articolo 117 della Costituzione che vincola questa materia, che è concorrente, alla cooperazione leale tra Stato e Regioni. E ciò non accade. Quindi noi abbiamo 20 sistemi di politiche attive concorrenti tra di essi, funzionanti in maniera diversa, dove i tre grandi funzionano benissimo, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Triveneto, tutto il resto, è forse la Toscana un po', tutto il resto è abbandonato a se stesso. Non solo. Queste politiche attive come funzionano? Sulla base di un matchmaking che si tra domande e offerta di lavoro, che deve prevedere un sistema digitale
di incontro facilitato tra domande e offerte di lavoro. Non l'ha realizzato il legislatore del 2015, non l'ha realizzato il legislatore del 2019, nonostante il cartone animato che ci hanno fatto vedere più volte. Cartone animato non nel senso dispregiativo, perché noi abbiamo visto solo il cartone animato su, diciamo, i navigator e sulla famosa app che attendiamo dal 2018-19, ad oggi è rimasto tutto un po' bloccato. Quindi c'è un problema serio che il nostro ordinamento non riesce a risolvere. Ed è una responsabilità collettiva, cioè non è che c'è uno, un partito politico, un soggetto, un signore, un presidente, un amministratore che è più responsabile degli altri. C'è una responsabilità delle regioni, c'è una responsabilità del mondo sindacale, c'è una responsabilità del mondo datoriale, una responsabilità veramente generalizzata. E questo crea tante complicazioni. Quindi chiunque dovrà mettere mano a questa parte delle riforme strutturali che persino il PNR indica come riforma strutturale del nostro paese dovrà avere il coraggio di incidere su questi gangli complicatissimi. Ci riuscirà, non ci riuscirà? Io spero di sì, perché sono un uomo ottimista, però ecco, i problemi sono lì e quindi situazioni come quella che tu descrivevi sono, ahimè, molto diffuse e creano tante complicazioni. Parto, vi ringrazio e parto dall'osservazione di Marco sulla qualità del lavoro. Allora, qualità del lavoro che sappiamo essere un concetto multidimensionale, che include appunto tante dimensioni diverse. Io questa mattina mi sono soffermata soprattutto sulle critiche al lavoro di piattaforma. Bisogna riconoscere che per alcune dimensioni della qualità del lavoro invece le piattaforme offrono al lavoratore del vantaggio rispetto ad altre situazioni, per esempio rispetto alla possibilità di accesso al lavoro, a cui faceva riferimento adesso in chiusura Michele. Quando intervistiamo i lavoratori e chiediamo la loro esperienza, la prima cosa che dicono, dobbiamo ricordarcelo, è le piattaforme sono ottime perché mi hanno permesso di trovare lavoro nel momento in cui io, attraverso forme di intermediazione d'altro genere, non lo stavo trovando. Nelle interviste ai lavoratori, la piattaforma è l'alternativa alla disoccupazione, non è l'alternativa a un lavoro tutelato o al lavoro dipendente o al lavoro d'altro genere. E tutto va parametrato rispetto a questo e bisogna tenerlo ben presente. Le piattaforme, almeno ora, poi bisogna capire con il ciclo di vita delle piattaforme, perché poi appunto per quell'alleanza che vi dicevo prima poi cambia tutto. Però in questo momento le piattaforme offrono lavoro a persone che altrimenti non riuscirebbero a trovarlo e questo dobbiamo ricordarci. Non solo, le piattaforme pagano immediatamente. Un'altra delle cose che ci dicono i lavoratori è: arrivo alla fine del mese e mi arriva il pagamento, cosa che, dobbiamo dircelo, nel mercato del lavoro, soprattutto quello autonomo, quello con collaborazione, si viene pagati dopo mesi, se si viene pagati, bisogna sollecitare 100 volte. E intervistavo una babysitter che mi diceva: io entro in casa e dove faccio la babysitter, l'app attiva il timer, finisco e se sono stata 17 minuti in più, l'app in automatico mi riparametra i 17 minuti in più e mi aumenta il compenso dei 17 minuti in più che ho fatto. Quando mai nella mia vita i 17 minuti in più mi sono stati riconosciuti? E questo dobbiamo considerare. E dopo c'è tutto il resto però. A me ha colpito molto che quando intervisto i lavoratori di diritti non mi parlano spontaneamente. Devo chiederlo io. Arrivati alla fine, diritti, e spesso non hanno nemmeno la consapevolezza di non averli. Quando dico: che contratto hai? Mi dicono: vabbè, ho l'app, è tutto visibile, tutto. Sì, però si sta male, cosa succede? Cioè, spesso c'è un'inconsapevolezza anche delle condizioni contrattuali che è data anche da situazioni di fragilità delle persone che operano attraverso queste piattaforme, che non sanno nemmeno quali sono i loro diritti. Spesso le piattaforme mettono in campo un'assicurazione, questo c'è nella gran parte dei casi, nient'altro ovviamente no, ma non c'è nient'altro, ma i lavoratori spesso non lo sanno. Lodovica, grazie, io scendo di scala d'astrazione e grazie anche di profondità,
E mi aggancio all'idea di luogo per richiamare un'altra questione, cioè io mi sono interrogata a lungo se questi spazi digitali siano luoghi, dove il luogo è relazione mentre lo spazio no, cioè la differenza tra spazio e luogo è che il luogo è relazionale. Sono dei luoghi? E questa domanda vale ancora di più oggi con la diffusione dello smart working o del lavoro remoto o comunque del non si può chiamare sempre smart working questa cosa che stiamo facendo, ma questa cosa qui che non sappiamo ben come chiamare probabilmente resta più o meno smart, ma resta. Allora, se anche il lavoratore dipendente sempre più lavorerà fuori dal luogo di lavoro, bene, allora qual è il luogo di lavoro? È la piattaforma attraverso cui si scambia informazioni con i suoi colleghi? Il luogo di lavoro è casa sua? Allora, da questo punto di vista, la riflessione da fare rispetto a questo decentramento riguarda anche il luogo da cui lavoriamo, che non è necessariamente il luogo di lavoro. Stiamo andando in una direzione che con un'etichetta chiamo la città domicilio. Lavoriamo da casa, ci consegnano il cibo sulla porta, ci portano a casa, Amazon si consegna, compriamo le cose online e ce le consegnano a casa, lavoriamo da casa, tutto da casa. Un'alternativa a questa città domicilio, che potete immaginare ha degli impatti relazionali, sociali, di riproduzione delle disuguaglianze incredibile, l'alternativa è la città della prossimità. Cioè, bene, va bene uscire dal perimetro di cemento armato, non l'ha detto nessuno che noi dobbiamo fare 70-100 chilometri al giorno per andare in un posto a lavorare, o se a lavorare più vicino, ma in un luogo di lavoro. Allora, su questo per esempio io sto facendo tanta ricerca sugli spazi di co-working, sui nuovi luoghi di lavoro, e questo è fondamentale. Dopo è chiaro che cambia tutta la geometria e la geografia delle nostre relazioni, dei nostri movimenti, cambia tutto e su questo dovremmo fare, servirebbero altre 3 ore, ma non basterebbero, cioè tutta un'altra riflessione da fare. Grazie. 3 ore, professoressa, io me ne prenderei almeno mezz'ora perché avrei una serie di domande da porre sia a lei che al professor Faglioli, ma non è possibile. Abbiamo 4 interventi ancora, gli ultimi 4. Mi raccomando la brevità oltre che la sintesi, quindi Stefano Guffanti, Vincenzo Sabatino, Marica Mereghetti, Lorenzo Carriera. Prego. Buongiorno, io sono Stefano Guffanti, ringrazio anch'io i relatori per il loro intervento. E mi domando, io ho studiato economia aziendale e poi vabbè, ho fatto un master in finanza pubblica, per cui premetto che non sono un giurista, magari dico delle inesattezze, ma ricollegandomi al fatto che il diritto del lavoro, volendo tutelare la dignità dei lavoratori, deve far sì che i mezzi per tutelare quei fini debbano essere modificati, adattati, riformati, diceva lei. Mi domando, ma vista la velocità del progresso tecnologico che e il fatto che si svolga a livello globale, non c'è il rischio che le norme si debbano adattare alla realtà produttiva, cioè rincorrendo le condizioni che le scelte imprenditoriali dei grandi operatori economici determinano? Oppure possiamo anche ipotizzare un ruolo diverso? Faccio l'esempio di un dibattito che sta avvenendo all'interno del mondo economico. Si diceva che è in crisi il paradigma dell'efficienza. Cioè nell'economia per anni si dava per scontato che massimizzare l'efficienza fosse un bene. Se noi andiamo a vedere il grafico di Google, serie di articoli per mappare la frequenza con cui appaiono le parole, vediamo che dall'uso di frequenza e produttività c'è stato un crollo a partire dall'82 e adesso si parla sempre più di resilienza e di sostenibilità. Cioè il Covid ci ha sicuramente reso consapevoli della fragilità delle catene globali dell'offerta.
ma anche prima del Covid avevamo visto chiaramente come sia ben poco sostenibile una politica economica che deve consentire al suo sistema finanziario di crollare periodicamente sulla base dell'idea che esso sia efficiente nella gestione dei rischi. Allora, se vogliamo andare verso una tecnologia sostenibile, cioè una tecnologia che non avanzi richieste estreme al nostro potere di adattabilità, allora mi domando, non dobbiamo forse cambiare anche un po' il diritto del lavoro? Cioè, intervenire fissando anche norme di principio che possono essere aggirate facilmente. Io vedo nella realtà che conosco, io fisso controllo in tema di privacy, però non dico che è sufficiente. Così l'azienda finge di quadro che magari è già indaffarato in mille altre attività e per mantenere il suo incarico si addossa una responsabilità che palesemente non è in grado di assolvere. Oppure fisso delle norme durissime sul lavoro clandestino, ma poi in una città come Foggia, per citare l'esempio da recitato, metto solo 8 ispettori del lavoro, di cui 2 donne, che dovrebbero controllare migliaia di persone. E poi mi domando, in certi lavori di livello alto, noi non mettiamo mai la loro grande esistere perché costa di più di quello che produce. O l'ANAC non dovrebbe esistere perché i suoi costi superano i suoi ricavi. Però per tanti lavori umili, si dice che sarebbe opportuno per motivi economici che le aziende rinuncino del tutto a queste figure. Faccio un esempio, il bigliettaio ad esempio sulle metropolitane o sugli autobus. È vero che magari economicamente non conviene, però è anche vero che c'è un discorso di equità per far sì che tutti paghino i biglietti. Oppure per un lavoro ancora più umile, i bagni pubblici, perché è costretto a lavorare, sono assenti anche qui perché metterci persone costa troppo. Pensiamo al doppio macchinista sui treni, alle condizioni con cui vengono fatti lavorare i camionisti, all'eliminazione del medico nelle scuole per motivi economici. Ecco, secondo me il diritto del lavoro dovrebbe avere metri organizzativi che permettano di renderle poi effettive queste norme e, laddove possibile, programmare anche la realtà correggendo le asimmetrie, le esternalità e le imperfezioni del mercato. Non so se sono stato... Pronto? Sì, ho capito. Avete sentito? Io ho capito la domanda. Ahimè, la connessione non è ottima, ma io ho capito la domanda. Va bene, procederei con Vincenzo. Sì. Ok, mi chiamo Vincenzo, lavoro all'Università Cattolica, lavoro all'Almed e fra le varie cose insegno un corso master in economia del cinema e della televisione e coordino un progetto di ricerca operativa nel gruppo Mediaset che riguarda, diciamo, data che è Infinity e Mediaset Play. Allora, volevo fare una domanda a tutti. Allora, le domande ovviamente vi ringrazio e le domande sarebbero tante, però volevo fare una considerazione di interpretazione da persona che poi fa come ricercatore, diciamo, il lead scientist o il data architect. Allora, cioè, secondo me è un problema di interpretazione, non so, è una domanda che rivolgo a tutti e due, che è questa. Allora, nel momento in cui noi parliamo di gig economy, di piattaforma, noi stiamo parlando di economia, quindi io se dovessi fare un qualcosa a monte, sono marketplace, cioè sono dei mercati, c'è il mercato di una scarpa e c'è il mercato di Amazon, che è un super supermercato, e c'è il mercato del, diciamo, del però sono dei marketplace, quindi sono dei mercati, cioè sono proprio dei mercati, il mercato della scarpa e c'è il mercato delle golf, poi può essere online o offline, ma sono, è un concetto economico dove, e come si diceva prima, il concetto principale è costo marginale zero, cioè
mentre in uno stabilimento io posso arrivare ad un costo marginale minimo, ma ho sempre un costo più o meno la produzione, indipendentemente dalla tecnologia, però arrivo ad un costo marginale minimo e quindi ho dei costi del lavoro che poi si sommano ad altri costi a cui aggiungo un markup per poi arrivare ad un costo, diciamo, ad un prezzo a cavo. Mentre nella piattaforma l'obiettivo è il costo marginale zero, cioè si realizza un sonticamente, cioè io ovviamente compro bassissimo prezzo perché in teoria di un cucchiaino ne posso comprare con Amazon 2 miliardi in un secondo. Ok, quindi giustamente si diceva non ci sono diritti del lavoro, ma io non, cioè se dovessi essere un politico, dato che stiamo parlando di un corso di formazione, direi quello è un mercato, lo tratto da un punto di vista economico, non da un punto di vista giuridico. Invece l'industria 4.0 sì, perché c'è una certa scientificità. Ok. Poi, sempre da un punto di vista politico, ed è anche la mia domanda, purtroppo nel 97 con la riforma Treu, anche se io non, diciamo, sono un ammiratore del professor Prodi, quindi del suo governo, come posso dire, è stato introdotto per la prima volta il precariato da un punto di vista normativo e quindi ovviamente se si fa una scelta di quel tipo se ne pagano poi le conseguenze e ovviamente queste forme di precariato non sono, cioè addirittura sono arrivate dopo e ovviamente indipendentemente dal fatto che si abbiano 3 master e 2 PhD o dal fatto che si abbia poca cultura, comunque gli slash worker ci sono perché la colpa è della politica. Sì, è vero il discorso della contrattazione, meno leggi, più contrattazioni, però secondo me è proprio un discorso a monte. Cioè, così come prima facevo un discorso di interpretazione, cioè la industria 4.0 può essere di competenza del Ministero del Lavoro, ma non lo è il marketplace. Ok? E quindi anche il discorso, il precariato è una competenza di un Ministero del Lavoro, ovviamente è stato introdotto e bisognerebbe ovviamente usare anche qui una tecnologia giuridica, cioè la scienza giuridica, sentivo prima che ha trovato anche tante di quelle soluzioni, ma andrebbero istituzionalizzate a livello politico, perché se non cambiamo l'origine del male, che è, sono tutte le leggi che hanno favorito il precariato, ovviamente avremo slash work di tutti i tipi, cioè su LinkedIn si legge di tutto, anzi più si va in alto con le professionalità e più ho preso delle fregature, le dico la verità. Almeno quelli che portano la pizza, lì la fregatura non la prendi perché la pizza te la portano. Ecco, poi scusate, un'ultima riflessione che riguarda in generale una cosa ancora più a monte, cioè secondo me la gig economy in qualche modo promuove, anche qui c'è un discorso politico, cioè secondo me promuove l'uomo artistico. Infatti la precarietà, il tutto, diceva la professoressa, partiva dal mondo dello spettacolo. Perché? Perché ovviamente su internet, anche con lo smart working, eccetera, usiamo uno strumento di comunicazione, non c'è comunicazione interpersonale. Se io uso un social pubblico, eccetera, sto facendo della comunicazione, non della comunicazione interpersonale. E quindi realizzo ovviamente l'uomo artistico, cioè l'uomo, diciamo, postmoderno, la star, tutto delle aspiranti star. E quindi non si guarda al diritto del lavoro, perché l'obiettivo è quello di diventare da aspirante star una star dei social, eccetera, e quindi di avere successo. Il diritto del lavoro ovviamente non viene considerato. Questo quindi c'è un discorso a monte del tipo di uomo che la politica vuole che si promuova, diciamo, in generale, e che la tecnologia poi ovviamente, riprendendo, se l'uomo è un uomo postmoderno, costruito, la tecnologia enfatizzerà questi aspetti. Ecco, invece dovremmo forse ripensare ad un uomo, non saprei, forse più scientifico, oppure un uomo diverso, un uomo più organico,
Quindi le mie, diciamo, in realtà tre domande sono la politica e come la politica, in qualche modo io chiamerei in causa, può intervenire sui tre aspetti che ho sottolineato, diciamo, in domanda, non propriamente in tre domande dette, ma diciamo indirette. Prego, Marica. Sì, cercherò di essere sintetica. E la premessa questa volta invece è che io lavoro a un livello più basso, lavoro con i ragazzi che sono a rischio di abbandono scolastico, quindi quelli che faranno i lavori di, posso dire lavori di merda? Lo posso dire lavori di merda, perché fino adesso abbiamo parlato di lavoro, e il lavoro sono tanti lavori in realtà, e quindi c'è una prima questione inerente che abbiamo giusto lambito, che è la questione della formazione. Che non è l'alternanza scuola-lavoro delle scuole, per favore, però, perché l'alternanza scuola-lavoro delle scuole non si è capito bene, forse poteva avere uno sviluppo, ma sicuramente non ce l'ha. Potrebbe essere forse più interessante, ad esempio, far capire a chi entrerà nel mercato del lavoro quali potrebbero essere i diritti, ma anche di una formazione che si svolga possibilmente lungo tutto il corso della vita, perché se c'è una cosa che forse non abbiamo mai preso dal famoso rapporto Delors, era la questione che, collegata alla flessibilità, doveva stare necessariamente collegata la questione di continuare a formare le persone lungo tutto l'arco dell'esistenza e non limitarci a un periodo più o meno breve, da cui si salvavano soltanto coloro che riuscivano a svolgere un lavoro come professione Beruf in senso tedesco, vocazionale, che però sono pochi, perché non possono essere tanti, e che invece, come dire, come sempre tendiamo a dimenticare rispetto alla questione dell'arrivo al lavoro. La seconda questione invece è un pochino più leggera, la metto più leggera. Blade Runner e Odissea 2001, rispetto alle macchine intelligenti. Non ci siamo tanto lontani, se avete qualche frequenza con letture di neuroscienze sappiamo che attualmente, come dire, non parliamo più di addestramento delle macchine. L'addestramento è per gli uomini, ma stiamo cercando di sviluppare un apprendimento su un modello che non è più il modello pavloviano, ma modelli molto più avanzati sulle macchine. Blade Runner e Odissea 2001 finiscono in due modi diversi. Le due macchine assumono moralità diverse, assumono una moralità diversa, perché Rutger Hauer muore salvando uno dei suoi probabili creatori in una delle scene più belle del cinema, e si chiama Al, sappiamo perché, invece uccide il creatore, perché il lavoro è anche creazione, la forma più alta di lavoro, come dire, e di bellezza del lavoro dovrebbe essere questo. Ecco, la metto come riflessione, ma dovremmo arrivare a pensarci, cioè forse dovremmo incominciare a porci quel tipo di problema morale, perché io forse non lo vedo, per amor di Dio, ma non è così lontano. Se continuano a imparare alla velocità con cui imparano le macchine attualmente, cercando di ricostituire, perché stanno parlando di reti neuronali in informatica, cioè dai, su, voglio dire, lì si arriva. Basta. Grazie Marica. Prego Lorenzo. Io lavoro nel pubblico impiego che invece sembra essere ancorato a schemi di molto tempo fa, perché forse il settore che è stato toccato, non voglio dire di meno dalla pandemia, perché sostanzialmente la pandemia ha toccato tutti, però è quello che sembra essere meno sfidato da una realtà in cui il passaggio quasi obbligato al lavoro a distanza, al lavoro agile. Sì, ecco, nel mio ente
nelle circolari lo chiama lavoro agile, è di fatto ha fatto di irruzione nelle nostre vite. A me sembra che di per sé stesso nulla contro il lavoro agile, come nulla contro la didattica a distanza di per sé stessa. Il fatto che però questo passaggio sia stato così brusco, obbligato, in realtà ha evidenziato tutte le falle del modo in cui esso viene concepito. Allora la domanda è: sarà possibile arrivare ad un'integrazione positiva dell'elemento del lavoro in presenza con l'elemento del lavoro, chiamiamolo a distanza, perché si può, tutte le varie altre cose mi sembrano difficile a condividere, smart working non è smart proprio per niente, ma al di là di questo, sarà possibile arrivare ad un'interazione virtuosa o saremo costretti a fare di necessità virtù? E qui non sto parlando soltanto del pubblico impiego, che poi oltretutto in certi casi richiede anche una presenza diretta per forza di cose, perché penso soprattutto ai comuni, c'è bisogno di un'interfaccia con la popolazione, o meglio la popolazione ha bisogno di un'interfaccia con la diretto con la pubblica amministrazione, oppure sarà possibile gestire un passaggio per arrivare ad una soluzione integrata? Cioè, è chiaro che finché siamo nell'emergenza è l'emergenza a dettare legge, ma nel momento in cui, come tutti speriamo, l'emergenza finirà, si potrà, non dico tornare indietro, perché ormai molti, soprattutto nel settore privato, non lo desiderano affatto tornare indietro, perché si sono fatto i conti, soprattutto, non parlo tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro, se devo essere sincero. Ma comunque arrivare ad una soluzione di compromesso fra le due forme possibili, anche perché, e chiudo, mi sembra che una delle condizioni da pagare è, ed è un paradosso perché spesso sul lavoro non ci sono rapporti molto, possono esserci dei rapporti molto tesi, così. Il prezzo da pagare è stato quello della socialità del lavoratore, indubbiamente, cioè della sua capacità di interazione e direi, e questo è anche un risvolto politico, in questo caso sindacale, della capacità anche di fare azione comune, che presuppone la possibilità di potersi confrontare direttamente e non come stiamo facendo noi, come sono state fatte molte riunioni politiche, sindacali, associative nel corso dell'ultimo anno, dietro lo schermo di un computer. Grazie Lorenzo, prego i relatori per l'ultimo giro di risposta. Inizi tu Ivana o faccio io? Sì, io sarò brevissimo perché sono tanti spunti interessanti e secondo me dopo 2 o 3 ore di seminario diventa complicato anche seguire, diciamo, le varie interazioni. Io noto in ciascuno di voi tanta apprensione su questi temi e anche un coinvolgimento personale franco, comunicato in modo franco, vero, quindi è davvero molto bello stare qui con voi. Vedo anche tanta ostinazione su una serie di visioni che probabilmente avete, che insomma condividete, quindi questo è bello da una parte, dall'altra diciamo permette anche di creare dialogo. E mi pare che con Stefano, se ho ben compreso la domanda, perché c'erano dei problemi tecnici, siamo in linea, cioè la norma di legge evidentemente nelle materie lavoristiche non è di per sé bastevole, anzi la norma di legge, se è cambiata molte volte, crea tante complicazioni. E allora, vista il necessario adattamento della norma di lavoro, per questa ragione molti ritengono che sia utile avere delle norme di lavoro che fissino i principi e poi rimettere alla contrattazione collettiva il dettaglio, e questa è una tecnica che noi utilizziamo appunto da Ciampi in poi, Giugni in poi, anche se già negli anni '80 c'erano state esperienze di questo tipo con quelle norme degli inizi degli anni '80 in materia di orario di lavoro e di emergenza.
Sono d'accordo con Stefano sul fatto che diciamo il livello di verifica della conformità alla norma di legge di contratto collettivo è piuttosto basso nel nostro paese, perché abbiamo un sistema di, diciamo, di ispettorato del lavoro probabilmente non molto diffuso, avrebbero bisogno di più risorse, sia di persone, intendo, sia risorse digitali, economiche e così via, per poter fare meglio le proprie ispezioni. Cosa che per esempio in Francia, ecco, funziona un po' meglio e quindi si vede anche da questo punto di vista una certa differenza. Sul problema del... però lì non ho capito bene la domanda, però non so, vorrei fraintendere. Ci sono delle mansioni che hanno oggettivamente un contenuto qualitativo inferiore? L'esempio del bigliettaio, non so se ho ben capito la domanda, però... È evidente che, allora, ora, a prescindere dal caso specifico, ora, pensare di poter proteggere per sempre delle mansioni e quindi anche delle posizioni professionali collegate a quelle mansioni a basso contenuto, secondo me, pensare che si possa fare per sempre è un po' illusorio. Cioè, bisogna comprendere, per andare poi qui vado alla domanda di Marica, bisogna comprendere come la formazione, se la formazione lungo l'arco della vita può migliorare le posizioni. Anche qui, la formazione nel nostro paese è una formazione professionale, intendo, non funziona bene, lo sappiamo tutti, dovrebbe funzionare di più, dovrebbe funzionare sia nella fase appunto di combinazione con gli studi, sia di scuole superiori, sia terziarie in senso ampio, e dovrebbe funzionare lungo l'arco della vita, ma ciò ahimè non accade. E questo è uno dei pezzi che ci viene criticato da tutte le istituzioni internazionali che osservano il nostro mercato del lavoro, ovviamente l'Europa, ovviamente altri soggetti come l'OCSE e così via. E noi abbiamo da fare molto lavoro su questo. E, però, ecco, per ritornare alla domanda di Stefano, così intreccio le due cose, quelle mansioni che hanno un contenuto qualitativo basso sono mansioni che non debbono, dal mio punto di vista, identificare la persona per sempre. Cioè, non è detto che la signora Maria o il signor Giovanni, perché hanno svolto delle mansioni della propria vita all'inizio della carriera professionale, in una certa fase della propria carriera professionale, a contenuto qualitativo medio-basso, debbano rimanere per sempre in queste condizioni. E cioè, questo sarebbe un ritornare, in un certo senso, a quella logica corporativista che è da cui noi ci investiamo. Scusa, c'è stato un parentesi, forse dovuto all'audio. Chiedo scusa. Io vorrei dire di proteggere i lavori di per sé, ma di proteggere quei lavori umili che avevano un'utilità sociale. Penso al medico, nelle... Comunque sì, vabbè, c'è un problema tecnico, va bene. Comunque ma ci proteggere quei lavori umili, detto, non proteggere il lavoro umile di quello umile di per sé, ma quei lavori umili che hanno un'utilità sociale, ecco. Chiedo scusa. No, va bene, allora, però allora mettiamola al contrario la questione. Se c'è un modo per poter far progredire le persone è proprio il lavoro. Allora, se il lavoro può permettere alle persone di fare un passo in avanti nelle proprie storie personali, si deve cercare di fare tutto il possibile per dare queste chance. E uno strumento che può agevolare questa specie di evoluzione, chiamiamola così, è certamente la formazione. E le politiche attive, perché le politiche attive, ricordiamoci, sono la cornice all'interno del quale si inserisce questo percorso formativo. Un sistema di politiche attive efficiente, come quello disegnato nel 97, poi ripreso nel 2003 e poi ancora nel 2015, si basa sull'idea che c'è un patto individuale tra lavoratore e centro per l'impiego. E questo patto si basa sul bilancio delle competenze. Bilancio delle competenze significa che io so che quanto vale Michele Faioli, che cosa può fare e... qual è il percorso formativo ad hoc da costruire su Michele Faioli perché Michele riesca a fare altre cose, oltre a quelle che ha fatto fino a quel momento. Questo, ecco perché il Jobs Act, secondo me, se letto a pezzi, non dà, come dire, non permette una lettura chiara di tutte le cose. Il Jobs Act è più cose. Tra queste c'è questo disegno delle politiche attive che non è stato attuato dal 15 ad oggi, che si basa su questa idea specifica, questa a cui tu facevi riferimento anche in qualche modo, Marica, indirettamente, cioè la formazione deve essere collegata alla storia della persona, al futuro della persona, al bene della persona, proprio perché quella professionalità è un bene a disposizione degli altri. Io sulla la domanda di Vincenzo, lo dico francamente, forse per mia stanchezza non l'ho capita, però
visto che ho capito una cosa, replico solo su quella cosa, quindi poi lascio la parola a Ivana, e quindi chiedo scusa Vincenzo, ma probabilmente insomma sono adesso in una fase un po' di down mio. Allora, il precariato non viene creato dalle norme, è un errore pensare ciò. Non è che una norma crea il precariato, non ci sono norme che creano il precariato. È il mercato del lavoro, il sistema diciamo economico, organizzativo, che ahimè crea il precariato. La norma può avere una funzione di salvataggio dal precariato, come ci insegna l'Europa da sempre, da Delors in poi, tramite dei meccanismi di combinazione molto efficienti, ciò che non abbiamo in Italia, tra politiche attive e politiche passive. Le politiche passive sono il sostegno al reddito, per intenderci, no? Le varie indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, tutte queste cose che voi conoscete, e politiche attive. Le politiche attive sono l'unico modo per uscire dalla trappola della vulnerabilità del precariato. E poi lo dice bene anche il Papa nella Fratelli Tutti. A un certo punto, se voi leggete alcuni dei capoversi, dei paragrafi che fanno riferimento al tema del lavoro, a un certo punto in questa enciclica sociale si dice: non c'è sostegno al reddito che regga, bisogna ridare il lavoro alle persone. Per ridare il lavoro alle persone servono delle policy, delle politiche, chiamiamole politiche attive, che possano rimettere nel circuito il prima possibile, con professionalità nuove, formate, anche al di là del beruffo a cui faceva riferimento Marica. Cioè bisogna certamente capire la vocazione della persona, ma se quella vocazione nel mercato del lavoro in quel momento non trova una combinazione con una professione, ma per dare un lavoro che permetta alla madre, al padre di portare il pane sul tavolo a casa, bisogna trovare una soluzione pratica. Appunto, è un problema di politica, cioè nel senso è un problema di politica, cioè io faccio delle scelte, però non è, però io sono frainteso, riesco a farle e quindi ovviamente faccio andare forse io ho frainteso, cioè visto che hai sono ben compreso, insomma hai detto poi dal 97 in poi è venuto a crearsi si istituzionalizza il precariato, ma non dovrebbe salvare il lavoratore la norma. Ma già esisteva prima il precariato. Non sto dicendo di no, ovviamente, però ovviamente se le norme introducono sempre più precariato nel tempo, è ovvio che poi la conseguenza non può che essere quella che stiamo vivendo tutti, e soprattutto che poi uno deve andare per mantenere la famiglia a portare le pizze. Non c'è stata un'impostazione politica a monte di chi è l'uomo contemporaneo e quindi su quali industrie si può andare. Quindi io vado da delle agenzie di comunicazione che sono i social, eccetera, quindi io sto lavorando per delle agenzie di comunicazione. Le grandi società, molte di queste grandi società, Facebook è una grande agenzia di comunicazione perché vi mette a disposizione forse attualmente il più importante sistema di comunicazione, e quindi non amo lamentare se si è precari, perché nei lavori artistici storicamente si è sempre stati precari. È una scelta di politica. Grazie Vincenzo, andrei verso le conclusioni. Sì, allora io chiudo così, insomma, io vorrei lasciarvi con l'idea che non sono le norme che creano la precarietà, le norme servono per gestire quella precarietà, la quale è ineliminabile, la quale è connessa al sistema economico del paese, al tipo di produzione. Non è una norma di legge che conduce le persone, ammesso che si possa detestare quel tipo di lavoro, a portare le pizze a casa, perché la logistica dell'ultimo miglio esiste da sempre. Ed è un lavoro come tutti gli altri. Il modo però per trattare quel lavoro è che quel lavoro venga riconosciuto come tale, che si abbia tutti i diritti possibili. Vi faccio un esempio. A novembre, il 2 novembre, è stato sottoscritto il contratto collettivo della logistica con riferimento ai riders anche autonomi. E sapete cosa hanno fatto CGIL e CISL e UIL? Secondo me molto, in maniera molto illuminata, non hanno fatto altro che prendere i diritti dei lavoratori subordinati ed estenderli ai lavoratori autonomi riders. Questo significa per me essere sindacato illuminato. Hanno trovato un escamotage da cui non si può uscire. Mentre si discuteva fino a quel contratto se il rider era lavoratore autonomo, subordinato, con tutte le sentenze che abbiamo visto, a un certo punto il sindacato si siede attorno al tavolo con
le associazioni della logistica, da Confcommercio a Confetra, gli artigiani e così via, firma un protocollo nazionale che impone le medesime tutele, a prescindere dalla qualificazione. Ma perché quello è un lavoro che merita diritto come tutti gli altri lavori. Non è che portare le pizze significa essere meno in termini di dignità rispetto ad altri lavoratori. Significa che io devo introdurre delle regole che permettano a quel lavoratore di esercitare i diritti al pari degli altri. Altrimenti entriamo in logiche che io definisco paracorporative, cioè dove si ritiene che ci siano alcuni lavoratori, alcune professioni che, come dire, debbono essere considerate ex ante, vulnerabili e quindi in un certo senso sempre considerate, ecco, quasi impossibili da risolvere in termini di tutele, ed altre invece che devono avere tutte le tutele. No, bisogna avere un approccio del tutto pragmatico, anche in questo caso procedimentale, che permette appunto di risolvere i problemi. È chiaro, professore, non è, lo chiarisco a uso e consumo anche di chi ci ascolta, non è assolutamente l'impostazione che ricerchiamo noi, insomma, lo ripeto perché abbiamo anni, diciamo, di lavoro su questo campo. La ricerca di una equiparazione nei fatti tra necessità e tutele necessarie per i lavoratori dipendenti quanto per quelli autonomi, poi già le categorie qui sfumano parecchio, quindi ecco, non è assolutamente, non rientra nella logica di una tutela corporativa di un certo tipo di lavori o meno. Il nostro punto di riferimento è il lavoro, con la elementare, chiunque e in qualunque forma lo eserciti. Prego, professore. Sì. Vado rapida, così buttiamo la pasta e non ordiniamo la pizza a domicilio. Allora, Stefano credo che abbia già risposto Michele. Marica, vado velocissima, lavoro di merda è diventato un termine riconosciuto dal punto di vista accademico da quando è il titolo di un libro di un noto antropologo dell'economia, quindi scientifico, e tutto il resto invece lascia la risposta, solo una battuta, ho messo in chat il link al libro e lascio invece, Michela già ampiamente risposto rispetto alla formazione. Lorenzo, ecco, tornato sulla questione del lavoro agile, che credo veramente meriti una discussione a sé, solo di nuovo una battuta. Ne parliamo tanto rispetto agli impatti sul lavoratore, sull'organizzazione, attenzione, grande attenzione anche ai territori. Cioè questo decentramento delle aziende ha un impatto anche sui territori di riferimento delle aziende e su questo... Molti sindaci lo stanno dicendo. Esatto, esatto. Quindi questo veramente merita un altro dibattito, però come punto d'attenzione è questo. Vincenzo, l'economia dice le piattaforme sono mercati bilaterali e multilaterali. La sociologia economica risponde no. Le piattaforme non sono solo mercati, perché svolgono funzione di intermediazione, ma creano mercati, ma non fanno solo questo, perché svolgono altre funzioni, pensiamo alle piattaforme delle criptovalute, sono anche banche. E così per tutte le piattaforme, svolgono altre funzioni, non sono solo mercati. C'è un'interpretazione interessante che dice poi attenzione, non solo non sono mercati ma sono antimercati, usando riferimento a Brodel. Sono antimercati perché creano monopoli e quindi bloccano la competizione, quindi non sono mercati, sono antimercati. E poi sono burocrazie, esercitano potere e controllo. E da questo punto di vista poi appunto lo sguardo sociologico dice attenzione, non trattiamoli solo come mercati, perché se li trattiamo solo come mercati non vediamo tutto quello che sta succedendo lì dentro e rischiamo di perdere di vista delle logiche importanti. Chiudo. Beh, se devo chiudere con una battuta, direi che il mezzo tecnologico, tanto per restare un po' nell'argomento, ha consentito interazioni più vivaci, più frequenti, più autonome, e hanno dato vita sicuramente a una delle lezioni sicuramente più dibattute dei nostri corsi. Raramente, insomma, ci sono state lezioni in cui il calore
non dico la spezza perché no, proprio il calore e l'ostinata convinzione della bontà di certe ragioni sono venute in emergenza, ma soprattutto hanno descritto il quadro di una disciplina, di una materia, di una tematica che è quanto mai lontana dall'essere definita. Per cui il nostro impegno da questo punto di vista continua, anche con la prossima lezione, adesso mi perdo un attimo, ma è ancora sul tema del lavoro con il professor Pietro Ichino. Grazie tantissimo ai nostri due relatori che ci hanno consentito, anche grazie alla loro varietà di competenze, di vedere sotto tutti i punti di vista, ecco, la tematica. Spero che ci risentiremo e che avremo nuovamente occasione di confronto, insomma, per noi, proprio per la ricchezza dei vostri contenuti, è stata una lezione particolarmente ricca. Scusate la ripetizione, ma insomma è tardi anche per me. Quindi grazie veramente tanto. Auguro a tutti un buon proseguimento, insomma, del lavoro, e un buon fine settimana. Ci siamo, tutto sommato ce lo meritiamo. Grazie.